Allora, buongiorno a tutti, ai nostri ospiti autorevoli che oggi ci onorano della loro presenza, a partire dal Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, che ringraziamo appunto per aver presenziato e per la relazione che a breve svolgerà. Oggi è un privilegio per l'Ordine degli Avvocati, avere come relatori tanti colleghi magistrati impegnati nella tutela dei diritti e delle libertà come presidenti di corti importanti, il presidente Lupo, la Corte di Cassazione, il presidente Mirabelli, la Corte Costituzionale, il collega Giulio Prosperetti che tra l'altro è stato anche nostro consigliere dell'Ordine, quindi saluto nella triplice veste di giudice costituzionale, di collega e di ex consigliere dell'Ordine che ha seduto su questi scranni. Il professor Luciani è collegato da remoto, il presidente Flick e la collega Gabriella Sandulli che è collegata da remoto. Io li ho salutati nell'ordine con cui sono apparsi in presenza o in video proprio perché l'autorevolezza, diciamo, non consentiva di fare una scala gerarchica delle personalità che sono presenti. Direi che mai come in questo momento è importante parlare di principi fondamentali. Noi troppo spesso li diamo per scontati, in realtà anche con le nuove forme, penso alla comunicazione, l'emergere di nuovi diritti, è quanto mai opportuno tenere la barra dritta sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e devo dire noi stessi, per esempio, non più tardi di ieri, siamo intervenuti a fronte di una norma che era stata prevista nella legge finanziaria che subordinava la regolarità contributiva nel versamento del contributo unificato, quindi era un adempimento fiscale, addirittura la possibilità di esercitare i diritti e le libertà, cosa che la Corte Costituzionale aveva già esaminato in diverse occasioni e aveva dichiarato ovviamente incostituzionale. Quindi bisogna sempre stare allerta, e quanto mai opportuno, quindi anche per noi avvocati e per noi giuristi, interrogarci sull'attualità di questi principi e calarli nelle problematiche, che ci affliggono anche in questa epoca. Io ringrazio, tra l'altro, l'ho lasciata per ultimo volontariamente, Alessandra Civello, che è il segretario generale dei Comitati di Azione della Giustizia, perché in realtà è stata lei che, come ogni anno, ci ha voluto onorare dell'organizzazione di un evento in questa aula prestigiosa, e però devo dire che veramente mai come in questa occasione il merito dell'organizzazione va a lei perché appunto si è data da fare, ha raccolto le disponibilità dei relatori e degli autorevoli e soprattutto con i Comitati di Azione per la Giustizia ogni anno ci offre delle occasioni di riflessione e di formazione davvero interessanti. Quindi le do la parola perché sarà lei a coordinare i lavori e la ringrazio davvero per tutta l'attività che fa e che continuerà a fare anche di qui ai prossimi anni. Grazie. Grazie Presidente Galletti, che ringrazio doppiamente sia per quanto mi ha detto e sia per l'ospitalità che ci ha dato e il supporto per l'organizzazione di questo convegno che non è stato sicuramente molto facile. Ringrazio il Presidente Coraggio che ci ha onorato della sua presenza e ringrazio tutti i relatori che si sono resi disponibili a rubare del tempo prezioso regalandoci questo convegno. Ringrazio anche tutti coloro, Veronica e Gioia dello Centro Studi, che sono state eccezionali e chiedo scusa se sono stata qualche volta un po' noiosa, ma per motivi personali ho dovuto correre molto, ho dovuto correre. Grazie Presidente Mirabelli, che speravo di vedere qua, invece ci ha dato buca, come si suol dire. Grazie all'avvocatessa Palmieri e grazie al professor Flick, che chiameremo abbastanza presto perché poi è molto impegnato, c'è un processo domani che lo assilla molto. L'idea di questo convegno è nata da un opuscolo che mi ha regalato una gentile signora che è la proprietaria di una la libreria Alseme, che è questo qui, un piccolo opuscolo.
un piccolo opuscolo però molto importante anche, e mi ha fatto capire quanto sia attuale parlare della Costituzione. E in questo opuscolo si legge, ve lo leggo perché è interessante. Perché regaliamo la Costituzione della Repubblica Italiana? Risposta. Perché ancora adesso, dopo 60 anni e più, è ancora una delle più moderne e avanzate d'Europa. Perché è alla base per ripartire. Perché in Italia l'analfabetismo letterario e morale sta raggiungendo proporzioni allarmanti. Perché dobbiamo ritrovare la ragione e la pazienza dei padri fondatori della Repubblica, perché la Costituzione ci ricorda che ai diritti sono collegati i doveri, per riscoprire la passione civile e lo sdegno per le ingiustizie, definito da Norberto Bobbio l'arma senza la quale non vi è lotta che duri ostinata, senza la quale vittoriosi ci si affievolisce e vinti si cede. Quindi sono parole molto forti in fondo e saranno i nostri relatori autorevolissimi a dirci se è vero quello che dice se sono vere queste domande che ci pongono oppure se non sono d'accordo. La parola quindi va al Presidente Coraggio. Mario Sanuto, scusami, pardon. Non perdevate nulla se mi superavate, mancherebbe altro. No, scusa. Bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio naturalmente chi ha organizzato questo incontro e saluto con molta cordialità naturalmente tutti i partecipanti. E naturalmente il mio saluto è per l'unione che io ho l'onore di rappresentare, e cioè dalla Camera Amministrativa Romana fino all'Unione Nazionale. Nell'interesse di tutti gli avvocati amministrativisti prendo la parola in questo senso. I problemi non sono mancati, non mancano, anzi i problemi aumentano con l'andare del tempo sotto questa vicenda. Possiamo dire che ci sono tre argomenti sostanzialmente sul tappeto e naturalmente che i colleghi che si interessano di amministrativo dovranno affrontare, e cioè il potere amministrativo, come è stato fatto in un brillante intervento anche dal Presidente Coraggio, la risoluzione sui problemi del risarcimento del danno per violazione di interessi legittimi. Sono 6 mesi che è pendente presso l'adunanza plenaria 2 giudizi che dovrebbero esaminare e quindi dare delle soluzioni per il risarcimento del danno per le violazioni di interessi legittimi. Queste decisioni non pervengono, e da quello che si dice il contrasto è rappresentato dalla circostanza che si vuole senz'altro affermare la risarcibilità dell'interesse legittimo per diritti in favore della tutela di affidamento che può dare l'amministrazione con provvedimenti che sono favorevoli o negativi a seconda delle circostanze. Peraltro però l'ultimo argomento sul quale naturalmente bisognerà raffrontarsi è quello della riforma dei contratti pubblici, che giace naturalmente nei posti più nascosti di questo mondo, ma insomma ancora non si fa parola di una riforma del codice dei contratti pubblici. Io riterrei, ecco, che in questa circostanza possiamo dire ben poco naturalmente, perché ecco, gli argomenti sono quelli ai quali ho accennato e ce ne sarebbero tanti altri da affrontare in questa sede. Però ecco, su un argomento in particolare mi vorrei, non dico soffermare, ma segnalare alle persone che sono qua riunite per parlare di queste riforme istituzionali, e cioè che ancora c'è da decidere nella nostra attività la materia dei contratti pubblici. Pensate che noi siamo ancora
alla legge sui codice dei contratti con la legge abrogata del 2006, ma ancora non è applicata tutta totalmente nel suo complesso la nuova legge sui contratti pubblici. Io credo che questo sia il futuro naturalmente della professione e naturalmente anche della scienza di diritto pubblico, cioè naturalmente risarcibilità degli interessi legittimi, ma soprattutto risarcibilità della tutela dell'affidamento. Questo è molto importante perché la Cassazione ha detto che la tutela dell'affidamento è naturalmente del giudice ordinario. Fatto sta che è frequentissimo, se non addirittura giornalmente, che capita che tutto l'affidamento che naturalmente il privato ha provocato, si provoca in relazione all'adozione di provvedimenti amministrativi, questo affidamento non viene risolto e favorito da nessuna norma e dalla giurisprudenza. Quindi io ritengo che la materia per riflettere sui principi costituzionali in relazione all'attività che giornalmente noi siamo costretti e volontariamente facciamo, ecco, naturalmente di materia c'è tanta e forse proprio i relatori faranno probabilmente riferimento a questi problemi in raffronto all'esame della Costituzione che sarà fatta in questa sede. Grazie. Grazie professor Zanino per la sua introduzione così brillante e adesso la parola al presidente Coraggio. Ah, ecco, è acceso. Grazie anzitutto per l'invito, per darmi l'occasione di ripensare insieme a voi in un certo senso che cosa ho fatto fino ad ora, qual è la natura, l'ambito della mia attività, perché io parlerò, come il titolo mi indica, il titolo della funzione, ma della composizione anche, forse ci siamo fatti prendere la mano, della composizione mi limiterò solo qualche accenno, come vedrete in prosieguo. Perché evidentemente do per scontato che di fronte a un uditorio così qualificato sia un fatto notorio. All'esterno è tutt'altro che nota la composizione della Corte, ma evidentemente non è questo il nostro caso. Dunque, la funzione. Più esattamente mi occuperò dell'ambito, dell'esercizio della funzione di controllo di legittimità costituzionale. Potrebbe sembrare strano che a distanza di oltre 70 anni dal varo della Costituzione, oltre 60 anni dall'inizio dell'attività della Corte, e aggiungo in presenza di una norma estremamente chiara e puntuale, che è l'articolo 68 della legge 87 del 53, si stia ancora qui a parlare dell'ambito della funzione di controllo di legittimità. Ma in realtà una ragione c'è, è che malgrado tutto i contorni di questa funzione sono molto meno definiti rispetto ai contorni delle funzioni attribuite agli altri poteri dello Stato. E questo è dimostrato dalla evoluzione della nostra giurisprudenza. Giurisprudenza che poi, nella sostanza, costituisce l'oggetto di questa relazione. Un'evoluzione estremamente rapida. Io posso dire che in un certo senso la Corte in cui sono entrato, quindi sono circa 9 anni, è diversa, non è più quella da cui uscirò. Che cosa è successo in questo periodo? Come dicevo, dobbiamo partire dall'articolo 28, molto preciso, molto puntuale, quale espressamente esclude la possibilità di valutazione, che la Corte possa fare valutazioni di carattere politico, ed esclude anche il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale del legislatore.
una norma non soltanto estremamente puntuale, ma manifesta anche nella sua, come dire, durezza, mi permetto di dire, una certa sospetto del legislatore nei confronti della Corte Costituzionale, quindi la volontà di delimitarne bene i confini dell'esercizio delle sue funzioni. E del resto questo sospetto non è che, potremmo dire, un residuato storico, ma non tanto un residuato, di una storia di insofferenza del costituzionalismo europeo nei confronti delle corti costituzionali, quindi non soltanto della Corte Costituzionale italiana, ma in generale delle corti costituzionali. Perché dico, ho precisato, costituzionalismo europeo? Perché in America la situazione è completamente diversa. E qui mi farò guidare da un personaggio di straordinaria intelligenza, straordinaria capacità di analisi e di giudizio, che è Tocqueville, il quale famosissimo saggio La democrazia in America affronta il problema della differenza fra il ruolo del giudice rispetto al controllo, in generale in verità, ma in particolare rispetto al controllo di costituzionalità negli Stati Uniti, nella nascente democrazia degli Stati Uniti. Tocqueville scrive 30-40 anni dopo che la Costituzione americana, e l'Europa. Tocqueville dedica ai giudici un capitolo importante del suo saggio e ci tiene anche a precisare perché dedica un intero capitolo. Perché dice i giudici hanno un ruolo determinante nell'equilibrio dei poteri e quindi determinante nella democrazia americana. E in particolare afferma che quasi naturalmente, senza particolare dibattito, si è ritenuto negli Stati Uniti che i giudici avessero anche il potere di controllare la costituzionalità delle leggi. Un controllo però, sottolinea Tocqueville, limitato al caso sottoposto al suo esame, cioè non un controllo di carattere generale. Al caso sottoposto al suo esame, è vero che è notorio, non è che devo ricordarlo a voi, che poi quando si arriva alla Corte Suprema il giudicato assume inevitabilmente una portata di carattere generale. Però è anche vero che rimane il suo carattere di fondo, di collegamento con la questione specifica. Non so, avete letto anche voi che, faccio un esempio, si parla, alcuni auspicano, altri temono, un cambiamento di indirizzo su uno dei temi più scottanti dell'etica e della società americana, cioè in materia di aborto. Cosa che evidentemente non sarebbe concepibile laddove la pronuncia della Corte Suprema fosse stata dirimente definitiva di cancellazione della norma o di costruzione di una norma alternativa. L'importanza del ruolo dei giudici nella democrazia americana è ben riassunta in una frase famosissima che vi voglio leggere. Racchiuso entro questi limiti, cioè il fatto che la pronuncia riguarda per il caso specifico, il potere attribuito ai tribunali americani di pronunciarsi sulla incostituzionalità della legge forma ancora una delle più forti barriere che siano mai state elevate
contro la tirannide delle assemblee politiche. È qui che parla di tirannide, che poi dopo anche i riferimenti che ci sono in altre parti del libro viene riferita più genericamente alla maggioranza, quindi la tirannide della maggioranza, ma in realtà la frase specificamente è tirannide del, il rischio di tirannide delle assemblee politiche. Ma Tocqueville non si ferma qui, dice anche perché questo sistema è inconcepibile in Europa. Lui nota infatti, rileva infatti, che in Europa, e aggiungo io per la astrattezza tipica a cui siamo portati, come sono portati i giuristi dell'Europa continentale, il problema del controllo di costituzionalità si è posto in termini di astrattezza e di efficacia abrogativa. Attribuire un potere di controllare la legge non con riferimento al caso specifico, ma di cancellarla dall'ordinamento giuridico. Ora, osserva Tocqueville, un simile potere è incompatibile con il ruolo che i parlamenti hanno nella democrazia europea. Ed è vero. La democrazia europea è nata nei parlamenti e quindi per il Parlamento inglese sarebbe veramente inconcepibile un limite, un potere di controllo esercitato da giudici. Si diceva del Parlamento inglese che può fare tutto tranne che tramutare gli uomini in donne. Ora questo limite subisce qualche attentato, ma comunque questa era la frase. E anche in Francia, quando Sieyès negli Stati Generali propose un controllo di costituzionalità, non fu proprio preso in considerazione. Cioè, voglio dire che l'aver incentrato da una parte aver incentrato la democrazia sui parlamenti e sul loro potere, e dall'altra, in un certo senso, aver preteso troppo dal giudice e volendogli affidare un controllo di costituzionalità portata generale, ha reso incompatibile per molto tempo l'esistenza di corti costituzionali nell'architettura della democrazia continentale. Si spiega così che prima di arrivare al varo prima di prevedere che nelle Costituzioni fossero previste le corti costituzionali, abbiamo dovuto aspettare quasi 150 anni. La prima volta che è prevista la Corte Costituzionale è nella sfortunata Costituzione di Weimar. Ma la diffusa previsione di corti costituzionali in realtà è propria delle costituzioni del secondo dopoguerra, fra le quali naturalmente la Costituzione italiana. Ma per capire quanto fosse ancora, stiamo parlando quindi di metà del Novecento, suscitasse ancora perplessità La previsione di un controllo di costituzionalità, basta sfogliare seppure rapidamente gli atti dell'Assemblea Costituente, ci si renderà conto di quali forti perplessità e anzi obiezioni sono state sollevate, non soltanto da parte dei notabili liberali, pure di grande valore, come Nitti, Orlando, lì si spiega, erano uomini che culturalmente appartenevano, se non all'Ottocento, diciamo sicuramente ai primi del Novecento. Ma anche le sinistre si sono opposte e anche con tono sprezzante. Mi pare Nenni dice, ma bisogna mettere alla berlina questa proposta, ma che cosa è? E Togliatti dice, ma
che bizzarria è questa? Donde traggono costoro, che sarebbero i giudici, donde traggono costoro la loro legittimazione? Come vedete, quindi, le perplessità c'erano. Ora, naturalmente, queste perplessità non ci sono più, non c'è più chi contesta in radice l'esistenza della Corte Costituzionale. Però questa perplessità di fondo, e che si è poi trasfusa nell'articolo 28 che ho ricordato, ha comportato che per lungo tempo la Corte esercitasse la funzione di controllo entro limiti piuttosto ristretti, limiti che sono ben espressi da una formula che non ricordo di chi, forse i colleghi Flick e Cesare Mirabelli possono, loro lo ricordano di sicuro, quello delle rime obbligate, cioè la necessità, cioè la sostanza è questa, che la Corte Costituzionale, una volta accertata e dichiarata l'incostituzionalità della legge, può intervenire in via sostitutiva, cioè formulando una nuova norma che riempia il vuoto che si è così venuto a creare, solo se e quando ci sia un'unica soluzione possibile, un'unica soluzione costituzionalmente possibile. Devo dire che questa era la situazione quando io sono entrato in Corte. Non sto parlando di tempi andati o decenni fa. Questa era esattamente la situazione. E questa non è più la situazione esistente nel momento in cui io lascio la Corte. Il problema si è posto innanzitutto in materia penale. E si spiega, è ovvio. In molti casi ci si trovava di fronte, ci siamo trovati di fronte a detenuti. Di qui la consapevolezza che una mera dichiarazione di incostituzionalità, qui non fosse seguita da una norma sostitutiva, aveva effetti dirompenti nel sistema. E che d'altra parte, se noi ci fossimo astenuti dal pronunciarsi per evitare il vuoto o per la impossibilità di sostituire la norma, l'effetto non sarebbe stato meno dirompente, perché il cittadino sarebbe rimasto detenuto, sarebbe rimasto in carcere. E quindi proprio nel campo penale che comincia a cambiare la nostra giurisprudenza. C'è una sentenza, la 235 del 2016, che cito per prima perché è quella che ha messo i primi paletti e direi quasi che ha individuato la stessa terminologia a cui poi ci siamo successivamente attenuti. E il problema era quello, come dice la sentenza, quindi parlo anche di terminologia, della dosimetria della sanzione penale, cioè si tratta di stabilire se la sanzione penale combinata dal codice o dalla legge speciale, penale speciale, fosse adeguata, proporzionata alla gravità e all'entità e alla gravità del reato commesso. Il caso era quello dell'alterazione dello stato di famiglia del neonato, in cui il falso e la sostituzione, cioè il falso della documentazione, ovvero nella sostituzione addirittura del neonato, erano puniti nello stesso modo. E quindi bisognava trovare il che è apparso alla Corte non corretto. Nel momento stesso in cui però la Corte ha affermato che a seguito delle incostituzionalità occorreva trovare una soluzione, quindi una norma alternativa che la stessa Corte ha formulato, nello stesso momento la Corte ha cercato di mettere dei paletti.
consapevole del carattere dirompente, della forte novità della sua pronuncia e del carattere potenzialmente dirompente di questa pronuncia. E allora ha cominciato a dire, anzitutto, è questa stessa sentenza, che è un po' la sentenza madre, diciamo, insopprimibili esigenze di giustizia. Si parlerà poi in altre sentenze di tutela di diritti fondamentali, ma è evidente che i due concetti sono abbastanza, sono vicini, qui era in gioco l'entità della pena, quindi l'arrivazione della libertà del cittadino, quindi diritto fondamentale e insopprimibili esigenze di giustizia. L'altro limite è che si è ritenuto necessario che la soluzione della Corte trovasse il suo aggancio all'interno del sistema, cioè della normativa di settore. Questa stessa sentenza dice per linee interne, anche questa formulazione ha avuto una certa fortuna. Quindi questi sono, si cominciano a definire in questi termini i limiti entro cui è possibile un intervento della Corte. Nelle sentenze successive, ce ne sono di Barbera in materia di contrabbando di tabacchi, in cui si pone la questione di pene, della manifesta arbitrarietà di pene diverse a seconda che si tratti di manifattura extranazionale, ovvero di produzione diversa, della cartabbia in materia di sostanze stupefacenti e così via. Si continua ad approfondire questa nuova tecnica di controllo, in cui quindi da una parte la Corte ribadisce la sua possibilità di creare la nuova norma, di non limitarsi a cancellare la precedente, ma dall'altra avverte sempre di più il bisogno di mettersi di un self-restraint. E i limiti sono quelli che ho accennato prima, quindi oltre che il fatto che debba essere in gioco un diritto fondamentale, che la soluzione debba essere trovata all'interno della disciplina di settore. E poi se ne aggiungono altri due fondamentalmente. Uno è quello, la formula è la eccessiva manipolatività, cioè che l'intervento della Corte richiede di lavorare su una pluralità di disposizioni, di modificarle e di creare quindi un nuovo sistema. E l'altro, e mi aggancio proprio a quest'ultima affermazione, è che ed escludere quando si pone il problema della creazione di un nuovo sistema, cioè di sostituire al sistema legislativo il sistema, ripeto, un sistema creato dalla Corte. Interessante, proprio nell'ultima udienza abbiamo avuto due questioni, non dirò naturalmente come si sono concluse perché la sentenza non è ancora uscita, ma riguarda le città metropolitane, cioè il cittadino lamentava, dice chi è questo sindaco della città metropolitana, non mi avete dato la possibilità di votarlo, cioè io mi trovo un sindaco che incide su me e non ho la possibilità di votarlo. E l'altra questione riguardava i convitti, c'è un problema di selezione dei tutor, i convitti maschili sono uomini, quelli femminili sono donne. Ora, in entrambi i casi, io perché l'ho citato non vi posso neanche dire come si è conclusa la cosa, ma è evidente che ci troviamo di fronte a due sistemi, il sistema della città metropolitana e il sistema del convitto. Ora, quali sono i limiti e le possibilità di intervento della Corte in presenza appunto di
di un complesso, sei tu, va bene, ma è un classico, perché non è la prima volta che vengo in quest'Aula e succede sempre questo sbattimento delle cose. Quindi, e l'altro è, ripeto, quindi l'impossibilità di creare un nuovo sistema. Sono un argine adeguato questi autolimiti che ci siamo posti? Beh, insomma, diciamo la verità, le formulazioni sono abbastanza larghe, io non è che mi voglio fare un'autocritica, ma è un dato di fatto che queste formulazioni lasciano parecchia discrezionalità al giudice, quindi il problema sarà soprattutto di avere il senso dei limiti della propria funzione. E basti fare un esempio, forse due, che ho lasciato per ultimi, avviandomi alla conclusione. Il primo esempio che dimostra quanto siano vaghi questi limiti è dalla famosa sentenza di Franco Modugno sulla fine vita, sull'assistenza al suicidio. E lì il sistema l'abbiamo creato, questo è un dato di fatto. Però è anche vero che era inevitabile. Perché una volta ritenuto, e c'era poco, mi pare anche indubbia la correttezza della decisione, che la norma fosse incostituzionale, il rischio è di non creare il sistema, ma creare il Far West, che cioè rimanesse una situazione in cui i soggetti più deboli psicologicamente, insomma, situazioni veramente, ripeto, da Far West. Quindi era indispensabile, nel momento stesso in cui si arrivava alla dichiarazione di incostituzionalità, anche mettere dei paletti, dei forti paletti. Il rimedio è stato quello, essendo noi consapevoli perfettamente della gravità, della pesantezza del nostro intervento, il rimedio, come è noto, è stato di tipo processuale, procedurale, cioè abbiamo detto al Parlamento: guarda, è incostituzionale, la materia è tipicamente tua, siamo in un campo di creazione di sistema e di discrezionalità, ti diamo un anno di tempo, dopodiché se non provvedi ritorniamo in udienza e valuteremo noi il da farsi. Un altro caso interessa il diritto amministrativo, perché è quello della riserva di amministrazione. Come si sia arrivati alla riserva di amministrazione meriterebbe un convegno a parte, perché c'è tutta una storia alle spalle che non posso certamente ripercorrere. Veramente, in termini estremamente sintetici, posso dire che la Corte si era trovata fino a questa sentenza, la 116 del, lo sai che non è, tra l'altro è mia, ma non mi ricordo manco di che anno è, mi pare che sia del 2018. Comunque, si è trovata sempre in questa situazione. C'era una legge dello Stato che imponeva alla Regione di disciplinare una determinata materia con procedimento amministrativo. In questo invece, fin qui la Corte ha sempre detto, la Regione che invece interviene con legge adotta una legge che è incostituzionale, violazione dei parametri di competenza dello Stato, di norma intermedia quella statale, parametro intermedio quello statale, ergo incostituzionale. Invece nel caso in cui io ho parlato di riserva di amministrazione è diverso, perché non c'è una legge statale, qui si tratta di una legge della Regione Molise che disciplina il piano straordinario di rientro, piano operativo POS, sai, queste sigle sono sempre dei equivoche e non chiare.
il piano della regione Molise per recuperare, per rientrare dal deficit in cui storicamente si trovava. E la regione, anche per evitare il contenzioso che era già iniziato, invece di provvedere con procedimento amministrativo, interviene con legge. Quindi qui non c'è una norma parametro intermedio dello Stato, è proprio una scelta autonoma della Regione. E la Corte Costituzionale ha detto no, tu non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché la materia è stata costruita dal legislatore in generale in modo tale da richiedere non il provvedimento tanto, ma il procedimento amministrativo, con le garanzie che sono proprie del procedimento amministrativo. E questo è dimostrato anche dal tipo di contenzioso che poi era venuto fuori, perché era un contenzioso che puntava sul difetto di istruttoria, sulla mancanza di contraddittorio, sulla mancata valutazione di tutti gli interessi che entravano in gioco, tutte cose che in astratto può fare anche qualche verifica, può farla anche il legislatore, ma che non emerge a livello giuridico e non si traduce in possibilità di azione da parte degli interessati. Quindi c'era un contesto in cui il provvedimento e per esso il procedimento amministrativo era assolutamente indispensabile. In questo modo però la Corte che cosa ha fatto? La Corte ha inciso sul sistema delle fonti in lato senso, cioè ha sostituito una fonte ad un'altra e non c'è dubbio che è un intervento di una notevole pesantezza, di una notevole incisione. Ora veramente quindi concludo. Non c'è dubbio che, come ho accennato all'inizio, l'evoluzione è stata rapida e incisiva, ma non c'è dubbio anche che su questa strada la Corte deve avere il senso dei propri limiti, tanto maggiore in quanto, come ho detto, i limiti che la stessa Corte si è posta, le barriere che sono barriere alquanto fragili, insomma, diciamo la verità. E allora la Corte, ma io direi che qualsiasi giudice, dovrebbe tenere presente il monito che in modo così brutale ha fatto Togliatti nei confronti. Cioè, ma donde traggono costoro, diceva Togliatti, la loro legittimazione? In effetti, e mi limito qui alla Corte e quindi accenno alla composizione, nel caso di quelli eletti dal Parlamento, nominati dal Presidente della Repubblica, al più c'è una legittimazione democratica indiretta. Ma nel caso di elezioni, come nel caso mio, o dei colleghi della Cassazione, in cui c'è un'elezione da parte dei colleghi del corpo giudiziario cui appartengono, praticamente non c'è legittimazione. Quindi Noi in genere i giudici costituzionali, ma tutti i giudici dovrebbero tenere sempre a mente quel monito di Togliatti e nell'esercizio delle loro funzioni avere il senso del rispetto della legge, del testo della legge, non in quanto atto formale, ma in quanto espressione di un Parlamento che rimane, non dico pur sempre, che rimane il cuore e il centro della democrazia. E con questo vi ringrazio. Grazie Presidente Coraggio, questa chiusura mi è piaciuta molto, perché prima avevo un po' di timore, perché secondo me la Corte ha esagerato molto e si è un po' troppo allargata, contraddicendo poi oltretutto quello che avevano detto i padri fondatori, che avevano cercato di proprio l'equilibrio di tutti i poteri, in maniera che nessuno travalicasse l'altro.
Quindi grazie Presidente. È un problema. Adesso la parola al Presidente Frick, che poi purtroppo ci deve lasciare. Grazie. Mi sentite? Presidente, deve pronto? Sul microfono. Mi sentite? Presidente, sì. Buongiorno. Adesso non più, la sentivamo bene prima, Presidente. Presidente, deve riattivare il suo microfono cliccando la prima icona in basso a sinistra. Sì, sì, glielo dicono da, da su. Non sono molto... Adesso va bene. Prego. Ecco, non sono molto esperto nella tecnologia, vi devo lasciare, detto con tono troppo serio potrebbe far immaginare chissà che cosa, no, vi lascio temporaneamente e con molto rammarico, apprezzando estremamente, in modo estremamente fondato, a mio avviso, le osservazioni e le riflessioni del Presidente Coraggio. Mi è stato chiesto di parlare dell'articolo 9 e mi spiace di anticipare quindi i colleghi ai quali chiedo scusa perché svilupperanno argomenti forse preliminari, ma io credo che l'articolo 9 della Costituzione sia una norma che vada presa a sé e vada interpretata in una logica di futuro che è estremamente importante in un momento in cui cominciamo a renderci conto della validità di quella affermazione, mi pare di De Gasperi, che il politico è quello che pensa alle prossime elezioni, l'uomo di Stato è quello che pensa alle prossime generazioni. Un monito che ci è stato ribadito recentemente, ma che la Corte aveva già incominciato ad accennare con l'articolo 2 della Costituzione, il collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 3, diritti inviolabili, doveri inderogabili, rimozione degli ostacoli per una pari dignità sociale, e dicevo un monito che ci è stato ricordato in modo particolarmente forte dal Tribunale federale tedesco, dall'equivalente della nostra Corte, quando a fine marzo ha buttato sul tavolo pesantemente la necessità dell'eguaglianza con riferimento alle generazioni future, al di là di tutte quelle che possono essere le problematiche giuridiche di individuazione della legittimità e degli argomenti tecnici con cui noi giuristi siamo bravissimi a bloccare il progresso. Allora, parlare dell'articolo 9 che cosa vuol dire? Vuol dire che la Costituzione rifiuta quella tecnica e quella logica e quella filosofia del presentismo che sembra occupare prevalentemente le nostre motivazioni politiche, il nostro modo di fare politica, la nostra ideologia e il nostro modo di percepire la tecnica. La globalizzazione da un lato e l'evoluzione della tecnologia dall'altro ci hanno portato a una serie di progressi tecnici che non spostano alcune coordinate essenziali del nostro modo di vivere e che cominciano a evidenziare le piccole o grandi crepe che stanno emergendo vuoi nel sistema della globalizzazione, vuoi nel sistema dell'informazione nella sua globalità, attraverso le perplessità che ci vengono sollevate dall'uso senza alcuna precauzione, senza alcuna cautela, ad esempio, degli algoritmi nel maneggio dell'informazione e nella gestione dell'informazione. Vorrei rifarmi alla Bibbia, non per ragioni di fede, per ragioni di buon senso, di un libro che è veramente il libro dei libri. Due episodi sintomatici richiamati dalla Bibbia e che oggi tornano pericolosamente presenti. Il primo è il diluvio universale. Il cambiamento del clima ci testimonia, e qualcuno l'ha detto, il testimone più autorevole, più preciso e più coraggioso in questo senso, credo sia stato proprio Papa Francesco, ricordando quello che è il primo e fondamentale manuale di ecologia a cui dovremmo ispirarci, il Cantico delle creature. Allora, il discorso di fondo è questo: siamo probabilmente sull'orlo, se non già dentro, la drammaticità del secondo diluvio universale.
lo scioglimento dei ghiacci, l'aumento delle temperature, il fuoco, che è l'equivalente dell'acqua per distruggere quando non viene gestito razionalmente, il fuoco delle foreste o dei, addirittura dei subcontinenti come l'Australia, ne è la testimonianza migliore. E senza indulgere all'accusa generalizzata di bla bla bla, anche se trova fondamento nel fatto che parliamo di questo argomento, ma non lo risolviamo assolutamente, ne prendiamo coscienza che c'è qualcosa, ecco, ci dice che è maturo il tempo per affrontare il timore del secondo giudizio universale. Però attenzione, la Bibbia ci racconta anche un altro episodio drammatico, una svolta nella storia dell'umanità, la Torre di Babele. Voi sapete che nel paradiso terrestre c'erano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza. L'uomo e la donna scelsero di trasgredire al comando di Dio mangiando i frutti dell'albero della conoscenza, del bene e del male. Fu consiglio del serpente che diceva loro: così diventerete come Dio. Cacciata dal paradiso terrestre, l'uomo e la donna entrano in un clima di violenza, di difficoltà, di fatica. Occorre che mi fermi su questo. A un certo punto si trovano, credo nella piana di Ur, si trovano insieme e dicono: ma perché non costruiamo una torre che salga fino al cielo? E cominciano a costruire la Torre di Babele. Padre Eterno si affaccia, lo vede e gli riprende lo stesso nervoso che evidentemente gli ha preso quando ha deciso il primo diluvio universale. Però stavolta usa una sanzione diversa. Usa la sanzione di far sì che gli uomini non si capiscano più tra di loro, pur parlando un unico linguaggio. E questo mi fa venire in mente, scusate se lo dico fin da adesso, il linguaggio dell'informatica, cioè un linguaggio criptico, un linguaggio difficile, un linguaggio comprensibile soltanto agli iniziati, a una cerchia o che ha una certa preparazione. Pensate ai drammi del digital divide, le preoccupazioni e i problemi che ci porta la necessità di affrontare la digitalizzazione in un contesto in cui siamo molto lontani ancora da averla maturata. E è un discorso nel quale a me sembra, sto usando un'espressione paradossale, che se un tempo colpisce particolarmente noi giuristi, perché se noi operatori del diritto, scusate la presunzione del tutto irragionevole, perché un tempo il diritto creava il linguaggio, adesso siamo all'estremo opposto, è il linguaggio che crea il diritto. Tutte le indagini, tutte le valutazioni sul tema dell'informatica ci pongono questo problema qua: come articolare un nuovo diritto che è completamente diverso da quello che era il diritto classico a cui siamo stati educati e che abbiamo insegnato ai nostri allievi. Ecco, questo perché segnala l'importanza dell'articolo 9 della Costituzione, che è un tentativo o un ammonimento molto autorevole di guardare al passato, la tutela del patrimonio storico-artistico, per progettare il futuro, quello che il Costituente definisce paesaggio, perché ai tempi in cui la Costituzione è stata scritta, 75 anni fa, il termine ambiente non era ancora divulgato, non era ancora di moda, non era ancora conosciuto, e che via via, attraverso l'interpretazione della Corte stessa, attraverso lo sforzo della dottrina, penso a Predieri, attraverso lo sforzo dei pretori d'assalto, che io guardavo quando ero all'inizio della mia carriera con un po' di dubbio, un po' di perplessità, si è passati gradualmente dal tema del paesaggio, concezione che rischia di essere solo più estetica, al tema dell'ambiente. Apro una piccolissima parentesi. Io credo profondamente nella Costituzione, non ho un cavallo bianco per fortuna per andare a sventolarla in televisione, anche se qualcuno lo ha fatto ed è giusto, ma ci credo perché penso che il vero problema della Costituzione non è quello di non essere più attuale dopo 75-78 anni da quando è nata, ma di non essere stata attuata e quindi di continuare a ammonirci sull'importanza di certi valori: libertà, eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco, dignità, che regolano o che dovrebbero regolare la nostra convivenza. Allora, aggiungo subito,
che il tema della tutela del passato, quindi diritto e dovere alla memoria, non a una memoria condivisa, ma a una memoria comune, in primo luogo, e in secondo luogo il guardare al futuro, il progetto del nostro futuro, che sono i nostri figli, i nostri nipoti, le condizioni della terra in cui viviamo, che abbiamo trovato in un certo modo e che lasceremo certamente in un modo molto peggiore, molto diverso e molto più precario. Ecco, come si capisce questa connessione? Si capisce attraverso la cultura, quella cultura che non è la cultura dello stabilimento balneare nell'ultima spiaggia vicino a Capalbio, non è la cultura elitaria di accademia in cui si usa un linguaggio che sembra fatto apposta per non far capire, per rendere difficili le cose facili, scusate se sono un po' brutale, attraverso quelle inutili, secondo una battuta famosa, e la capacità di connettere le informazioni, le sinapsi che collegano tra di loro i neuroni, e di connettere, di collegare e adesso purtroppo di manipolare all'infinito le informazioni per ottenere dei risultati. Ecco, questo per me sembra molto importante la tematica dell'articolo 9 in questa prospettiva nuova. Guarda al passato per costruire il futuro. E guarda al passato per costruire il futuro, e se guardi il passato ci vedi appunto il primo diluvio universale, ci vedi la Torre di Babele con i problemi che ha creato di disseminazione dell'uomo, la diaspora dell'uomo su tutti i continenti, perché stando insieme non si capivano più. Che è il paradosso dello stare insieme e non capirsi, perché originariamente lo stare insieme era il momento dello scambio delle impressioni, dello scambio delle valutazioni, dello scambio delle idee, del commercio, eccetera, eccetera. Ecco perché ritengo importantissimo meditare sul tema dell'ambiente e vorrei ricordarlo, se mi consentite, sotto due profili. Che cos'è l'ambiente? Lungi da me la volontà di una definizione. È un arcipelago di valori, cioè è un complesso di valori, di interessi di vario genere che vanno tutti equilibrati e coordinati tra di loro. L'emblema di questa situazione ce lo propone ad esempio la vicenda dell'Ilva, della quale la Corte si è occupata con decisioni equilibrate, quando ha posto il problema non di supremazia di alcuni valori rispetto ad altri, ma di doveroso equilibrio tra i valori in gioco, che in quel caso sono tutti valori essenziali. Nel caso dell'Ilva, il valore della salute, il valore della salubrità e dell'ambiente, chi lavora e chi sta intorno, il valore del lavoro, del diritto al lavoro, che è fondamentale e che tra l'altro dovremo affrontare rileggendo l'articolo 2 e l'articolo 4 della Costituzione, cioè il significato del lavoro come diritto, dovere, come forma di partecipazione sociale, quello che ci dice l'articolo 4, in una nuova prospettiva in cui il lavoro sarà profondamente diverso e in cui noi paventiamo la disoccupazione, paventiamo la scomparsa dei posti di lavoro, paventiamo il tramonto di un'impostazione con la quale abbiamo vissuto fino ad ora. Allora, l'ambiente esprime un coacervo di interessi e di diritti che vanno tra di loro posti in equilibrio, senza che nessuno sacrifichi in toto gli altri. L'articolo 32, di cui tanto discutiamo in questo periodo, è il problema della limitazione o dell'opposizione al vaccino, o dell'atteggiamento dei Novax, che andrebbe condannato, a mio avviso, senza se e senza ma. Può essere giusto, può essere stato giusto a cercare di non imporre immediatamente l'obbligo e di arrivare all'obbligo attraverso una via un po' tortuosa, è quella che noi seguiamo di solito in Italia, cioè introducendo il Green Pass. Ne continuano a esserci una serie di problemi enfatizzati sui quali addirittura qualcuno teme, io non so se ha ragione o se enfatizza un po' le cose, il colpo di Stato, la sovversione totale, cioè Novax come rifiuto di qualsiasi forma di legalità. Credo che occorra molto ragionare guardando l'articolo 9. Guarda al passato per costruire il futuro, in questo senso qua. E guardare al passato, a questo ambiente
che è un arcipelago di valore, vuol dire prima di tutto considerare che l'ambiente non è una materia specifica con dei catenacci e con un confine e con del filo spinato intorno. L'ambiente è una non materia, l'ambiente è una entità trasversale che lega fra loro tutte le, o quasi tutte le tematiche umane della convivenza tra persone in uno spazio che diventa un luogo e che offre una serie di risorse se l'uomo è in grado di sfruttarle ragionevolmente e non applicando la regola del profitto di esasperarne lo sfruttamento. Penso agli allevamenti intensivi degli animali che attentano pericolosamente alla biodiversità, penso alle monoculture, agli OGM, tutto questo tema che rischiano anche qui di eliminare diversità e di mortificare profondamente la natura. Penso alla cementificazione del suolo che sostituisce un suolo artificiale di cemento al suolo naturale di erbe, fiori e alberi e che è una delle cause principali della cronica abitudine alle frane e alle distruzioni del territorio che noi subiamo. Adesso anche i morti non hanno più nemmeno la pace nel loro ultimo riposo per le frane nei cimiteri. Stiamo assistendo sempre di più a fenomeni di questo tipo. Abbiamo tombato i fiumi e adesso la natura tomba noi. Ecco il problema della necessità di guardare con estrema attenzione a un ambiente nel quale io vedo l'intervento della infelice riforma costituzionale del 2001 sul titolo quinto della Costituzione, infelice per molte ragioni, una delle quali è stata quella di costringere la Corte, ma questa è l'ultima, a creare lei l'attuazione di una modifica costituzionale per la quale non era prevista la legge. Ma questo è un altro discorso, perché non c'è una legge di attuazione. C'è stata una serie di interventi della Corte Costituzionale che hanno cercato di attuare e di salvare il salvabile di questa riforma. La cosa fatta in fretta e furia, fatta sull'orlo di uno scioglimento delle Camere, fatta per inseguire e per sperare di emulare Bossi, tenendolo un po' più tranquillo, cosa che non è capitata. Ma non è compito mio e in questa sede fare una critica di tipo costituzionale. Il problema è che uno dei pochi punti che io vedo positivi in quella riforma del 2001 è stata l'introduzione, l'ampliamento del concetto dell'ambiente attraverso l'introduzione dei concetti di ecosistema e di biodiversità. Ho qualche perplessità di fronte all'invocazione, capisco che debba essere fatta, sull'allargamento ulteriore di questo discorso. Ho qualche perplessità però che nasce dal fatto che ogni volta che abbiamo toccato da qualche tempo a questa parte la Costituzione o che abbiamo proposto di toccarla, mi sembra che abbiamo coltivato degli obiettivi che erano molto peggiori del passato. Penso alla proposta di cambiamento radicale del 2016 che presentava tanti problemi e tanti interrogativi dal punto di vista costituzionale, penso al precedente progetto che venne bloccato prima della cosiddetta riforma della polenta, cioè il discorso di un cambiamento radicale non solo dell'articolo 16, ma dell'articolo 5, ma di tutta la Costituzione. Ecco, credo che quella Costituzione, essendo il frutto di un compromesso alto, non di un compromesso basso, non di un pasticcio, di un compromesso alto, che usciva dalla sofferenza, dalla fame, dal sangue, dalla guerra, dalla resistenza, sia stata una cosa estremamente positiva per il nostro paese e temo che stiamo un po' bruciandola. Ma non è questo il tema di oggi. Il tema di oggi è sottolineare che in quella Costituzione c'è prima di tutto un riferimento all'ambiente come arcipelago di valori che vanno posti in equilibrio tra di loro. Parlare di ambiente vuol dire parlare anche di articolo 32, salute. Vuol dire parlare di articolo 13, di articolo 16, di articolo 17 e di articolo 18, cioè libertà di riunione, libertà di circolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in questo senso,
la svolta fondamentale che è nata da questi virgulti originari sviluppati attraverso la dottrina, attraverso la giurisprudenza della Corte, attraverso i pretori d'assalto e attraverso i primi tentativi di elaborare delle leggi anti-inquinamento, si sono tradotti nella svolta del 2015, che è molto importante, quella cioè che ha introdotto, ha spostato l'ottica dell'equilibrio dall'antropocentrismo. L'ambiente viene tutelato punendo la disobbedienza dell'uomo che non rispetta le regole date dall'autorità, all'ecocentrismo. L'ambiente viene tutelato, anche se è molto più difficile definirlo in questi termini, rispetto alla necessità di evitare inquinamenti e catastrofi ambientali. Ricordate tutti che per lungo tempo l'ambiente è stato patrimonio esclusivo di reati di tipo bagatellare, di contravvenzione. Si confidava e si sperava che fosse l'autorità pubblica a disciplinarlo, cosa che l'autorità pubblica non ha fatto in modo sufficiente e che ha provocato la situazione in cui ci siamo trovati. Difficoltà, la definizione e quindi la tipicità penale di una definizione di reato di inquinamento o di una definizione di disastro ambientale, che sono i capisaldi. Siamo stati un po' aiutati anche dall'evoluzione europea, cioè la fissazione di alcuni principi come il principio del risarcimento del danno, chi rompe paga, come il principio di prevenzione e il principio di precauzione, agire in prevenzione perché non si verifichi il degrado ambientale. Ma è una svolta importante, accanto alla quale ce n'è un'altra che a me sembra altrettanto importante, e cioè la svolta in materia di rifiuti, che comincia un po' prima di quella che è la svolta per introdurre i nuovi reati ambientali, perché il tema dei rifiuti era già affrontato, io credo, a partire almeno dal 1998, il decreto Ronchi, non mi ricordo, non entro nel dettaglio tecnico e sto avviandomi alla conclusione per tranquillizzarvi, e il discorso della disciplina dei rifiuti, che ha subito una torsione pazzesca nel momento in cui l'emblema del mercato è diventato usa e getta, perché non si tratta tanto di occuparci, come è giusto in una economia circolare, della riutilizzazione di ciò che c'è di positivo nella materia prima già utilizzata ad altri fini. Questo ben venga e meno male. Si tratta della perversa, vorrei dire della oscena tendenza a considerare il rifiuto proprio in quanto rifiuto da eliminare, da buttare via, da evitare che seppellisca la terra, considerare il rifiuto come un fondamentale elemento del mercato. Oggi i reati in materia di rifiuti e di ambiente sono collegati a questo tema, essenzialmente a questo tema, cioè la trasgressione alle regole per la gestione dei rifiuti, perché si è scoperto purtroppo che la gestione dei rifiuti a costo quasi zero, con rischi limitati di scoperta senza troppi impegni economici, può produrre dei profitti immaginabili, cioè quella malattia del profitto che ha colpito la nostra concezione dell'economia, dimenticandosi completamente alcuni valori che dovrebbero presiedere anche alla gestione dell'economia. Primo fra tutti il valore del bene comune e il valore del rispetto della centralità della persona. E questo secondo discorso mi sembra preoccupante quanto il primo, cioè io terrei distinto quello che è la evoluzione che ha portato alla creazione dei reati ambientali a tutela dell'ecosistema, a tutela della biodiversità, concezione, ripeto, ecocentrica rispetto alla precedente concezione antropocentrica che vedeva i reati solo nella disobbedienza dell'uomo alle norme prescritte dall'autorità, da un cliccando la prima icona in basso a sinistra. Un attimo, Presidente, non la sentiamo più. Abbiamo perso l'ultimo minuto di audio. Si deve essere staccato il microfono.
di rimettere di nuovo il microfono. Ecco. Mi sentite adesso? Ecco, sto arrivando rapidamente alla conclusione comunque, ecco, perché il mio discorso si, necessariamente si esaurisce qui. Con tre ipotesi di lavoro che io vedo sul tema ambientale, sono i tre settori, i tre aspetti in cui dividiamo il nostro territorio: la foresta e la montagna, la pianura dedicata all'agricoltura, la città. La città ha preso il sopravvento. La città ha preso il sopravvento, adesso non sto a spiegarlo e a discuterlo, è ben noto, stiamo viaggiando verso le megalopoli urbane che non hanno confini, grazie all'aumento della popolazione, grazie alla tendenza progressiva all'inurbazione che porta a condizioni di vita allucinanti. Basta pensare che i muri che prima erano fuori della città per difendere, non si sente più. Presidente Flick, non la sentiamo più. Di riattivare il microfono, va bene? Adesso va bene. Ecco, speriamo che rimanga. Mi sentite? Ecco, adesso speriamo che rimanga. Incrocio le dita proprio per arrivare rapidissimamente alla fine, perché ho già consumato troppo tempo. Nella città, la logica del profitto sposata alla logica della tecnologia, alla smart city, ci ha portato a conseguenze che la pandemia ha sottolineato: diseguaglianze pazzesche, carenze e lacune a cui dovremo porre rimedio con un nuovo sistema di città. Ma anche nella foresta questo si sta verificando, che dovrebbe essere il regno dell'ambiente. Il legislatore ha tentato di trovare un equilibrio tra uso produttivo della foresta e uso ambientale, CO2, lotta contro il CO2. Mi ha spaventato vedere che recentemente l'Europa, che è stata la prima a tentare di introdurre un'azione di contrasto contro il CO2, ha chiesto, con una direttiva, di assimilare le quote di emissione di CO2 consentite ai prodotti finanziari del mercato mobiliare. Il che vuol dire una segnalazione evidentissima del come l'ambiente sta cominciando a essere pesantissimamente inquinato dal profitto. E infine la campagna, l'agricoltura, perché tra foresta e agricoltura c'è una reciprocità, no? La pastorizia, la deforestazione, poi di nuovo la foresta quando la campagna viene abbandonata. La campagna rischia di diventare una tematica, e tra l'altro coinvolge il problema alimentare, una tematica esclusivamente di monoculture e di allevamenti intensivi, perdendo anche tra l'altro tutte le tradizioni di una civiltà contadina e di una civiltà del paesaggio che ad esempio emergono dal nostro Rinascimento, dai pittori e dagli sfondi del nostro Rinascimento. Uno dei segni più evidenti è il passaggio dai fondi d'oro del 300 ai meravigliosi paesaggi che sono sfondo della ritrattistica nel 400, nella ritrattistica o della rappresentazione artistica. Ecco, io credo che lo stesso problema ce l'abbiamo anche poi nell'informatica. Raggiungeremo dei risultati meravigliosi di tecnica, però alla fine rischiamo di perdere l'uomo e la centralità dell'uomo. Ecco dove io vedo importantissimo il discorso della Costituzione, da attuare, e vedo, nonostante da adeguare, e vedo altrettanto importante quel riferimento dell'articolo 9 a una prospettiva molto diversa e molto nuova da quella tradizionale a cui siamo stati abituati finora. Grazie, scusate se ho debordato dal tempo che mi avevate assegnato. Grazie, professor Flick, per la sua lezione magistralis, che sicuramente ha superato di gran lunga l'articolo 9 e ha spaziato per tutta la Costituzione. Comunque io ricorderei la Groenlandia. La Groenlandia vuol dire terra verde. Quindi un tempo la Groenlandia non era ghiaccio, era prati. E ricorderei Annibale, che ha superato le Alpi con i suoi elefanti, ma le Alpi non erano ghiacciate, erano terre normali.
Quindi noi probabilmente stiamo esagerando su quello che è la natura che non conosciamo, perché noi creiamo sempre ostacoli anche quando non ci sono. E ricorderei anche Zichichi, che ha detto che l'anidride carbonica è essenziale come difesa dal sole, e quindi non dobbiamo eliminarla perché serve all'umanità. Quindi queste sono parentesi così un po' esagerate probabilmente, ma secondo me sono molto valide. Io darei adesso la parola all'audiovideo di Luciani, che ci dovrebbe parlare dei primi articoli della Costituzione. Quindi se la regia ci manda in onda questo audio-video. Care colleghe, cari colleghi, signore e signori, permettetemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questo importante incontro. E permettetemi soprattutto di scusarmi con tutti voi per questa inusuale presenza virtuale, ma purtroppo la data definitiva di questo seminario si è sovrapposta con un mio impegno accademico all'estero, e poiché il volo di ritorno è previsto esattamente in coincidenza con l'inizio dei lavori, dubito fortemente che sarei riuscito a tornare in tempo, e per questo abbiamo concordato questa modalità. Confido che non sia interpretata come una scortesia. Mi si chiede di tenere una breve conversazione, perché di una semplice conversazione si tratta, sui principi fondamentali della Costituzione repubblicana. Ora, nel limitato tempo a mia disposizione, un quarto d'ora, sarebbe francamente velleitario cercare di affrontare, ma anche soltanto uno dei 12 articoli che compongono appunto l'elencazione dei principi fondamentali nella nostra Costituzione. Preferisco dunque dedicarmi ad un'altra questione, che è quella della definizione di principio fondamentale, di che cosa si intende per principio fondamentale e delle conseguenze che questa qualificazione può avere sul piano ovviamente giuridico-istituzionale. Ora, principi fondamentali o principi supremi si è parlato molto, molto frequentemente. La dottrina da molto tempo aveva teorizzato l'esistenza di principi così importanti, così appunto fondamentali o supremi, da non poter essere nemmeno assoggettati al procedimento di revisione costituzionale. Preciso che parlerò indifferentemente di principi fondamentali e di principi supremi, anche se una parte della dottrina ha cercato di distinguere tra gli uni e gli altri, ma ormai l'opinione maggioritaria e la stessa giurisprudenza costituzionale utilizzano queste due espressioni in forma sinonimica. Ora, se la dottrina, in particolare tedesca e italiana, aveva identificato questi principi intangibili, sottratti addirittura alla revisione costituzionale, nella giurisprudenza costituzionale il tema si è posto con maggiore fatica, forse esitazione, perché sì, la Corte sin da anni risalenti, potremmo dire dopo alcune anticipazioni addirittura negli anni 60, certamente negli anni 70, ha cominciato a discutere di principi supremi o di principi fondamentali, ma nel contesto delle limitazioni opponibili, che so, all'ingresso del diritto concordatario nel nostro ordinamento, delle limitazioni
all'ingresso del diritto internazionale o del diritto sovranazionale, ma non si era mai posta fino in fondo il problema dell'esistenza di principi fondamentali o supremi che valessero addirittura da ostacolo nei confronti della stessa revisione costituzionale. Solo alla fine degli anni Ottanta, giunge a occuparsi di tale questione con una sentenza storica molto conosciuta un po' da tutti, cioè la sentenza 1146 del 1988. È una sentenza che in realtà si occupa di tutt'altra questione e questa tematica dei principi fondamentali o supremi irrivedibili entra più che altro nella forma di un obiter dictum, ma è un obiter dictum estremamente pesante e del resto quello che la Corte dirà nel 1988 sarà confermato subito dopo, la sentenza 203 del 1989 e da altre pronunce successive. Cosa dice la Corte? Cito testualmente. La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. La cautela della Corte è qui evidente, poiché l'articolo 138 parla sia di leggi di revisione che di altre leggi costituzionali, ha fatto bene a menzionarle entrambe. Cioè si tratta di principi che non possono essere toccati, pena che cosa? Pena la trasformazione del nostro ordine costituzionale, cioè pena il passaggio da un ordine costituzionale all'altro. In altri termini, la Corte Costituzionale ci sta dicendo questo: attraverso il procedimento di revisione costituzionale non si possono cambiare i dati connotativi dell'identità costituzionale. Se questo dovesse essere un fine perseguito, lo si potrebbe perseguire soltanto con un atto di rottura della Costituzione, quello che i tedeschi chiamano un atto di Verfassungs, Durchbrechung, cioè con proprio passare attraverso la Costituzione per romperla e modificando così l'ordine costituzionale in una misura così penetrante da determinare il passaggio a un altro ordine, a un vero e proprio altro ordine costituzionale. E quindi si tratta, come è bene sottolineare, di un atto rivoluzionario, nel senso che rivoluziona interamente l'ordine costituzionale. A preservare invece l'ordine costituzionale nella sua attuale identità sta proprio la teoria dei limiti assoluti alla revisione costituzionale, cioè la teoria dell'esistenza di principi fondamentali che si sottraggono alla revisione costituzionale. Quali sono questi principi? Sempre la sentenza 1146 dice questo. Lo sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana, sappiamo menzionata dall'articolo 139, quanto i principi che pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. A un pubblico così qualificato come quello che mi sta ascoltando, certo, non deve essere chiarito oltre di che cosa stiamo parlando, le cose che ho detto sinora sono note a tutti. Vorrei aggiungere qualche minima riflessione supplementare. E qui stiamo parlando di valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, e quindi sono fondamentali proprio anche nel senso che sono fondativi della identità costituzionale. E come ha detto la sentenza 238 del 2014, sono fondamentali, cito, i principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato, principi tra i quali spiccano i principi che sovraintendono la tutela dei diritti fondamentali della persona. Ora, la sentenza 238 del 2014 è una sentenza molto importante, anche questa molto conosciuta, la sentenza sui danni di guerra derivanti dall'occupazione nazista del nostro paese nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è una sentenza che ha fatto molto discutere anche fuori dei confini nazionali, perché ha opposto il limite dei principi fondamentali addirittura all'ingresso del diritto internazionale, non solo pattizio, ma generale nel nostro ordinamento. E questa importante sentenza, nel passaggio che vi ho appena letto, ci dice sostanzialmente due cose. La prima,
conferma l'indirizzo della 1146, sono principi irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato. Non li possiamo dismettere, perché se li dismettessimo ciò vorrebbe dire che avremmo deciso di passare a un nuovo assetto ordinamentale, ovviamente violando la legalità costituzionale di quello esistente. Ma ci dice anche un'altra cosa, che tra questi principi spiccano i principi fondamentali, i principi, scusate, attinenti ai diritti fondamentali della persona. Ma tra i principi fondamentali non ci sono solo i diritti fondamentali. Sono principi fondamentali anche principi organizzativi, anche principi oggettivi che non hanno a che vedere, o perlomeno non hanno a che vedere direttamente, con i diritti della persona. E in effetti, e se andiamo a vedere i primi 12 articoli della Costituzione, ci accorgiamo che anzi è proprio così. E attenzione, la sentenza 1146 del 1988 già lo aveva detto, e per identificare i principi fondamentali si deve ricostruire il complessivo assetto costituzionale, non dobbiamo limitarci ai primi 12 articoli ovviamente, però lì i costituenti hanno identificato quelli che se stessi hanno qualificato principi fondamentali. Ebbene, questi principi non sono principi che si esauriscano nei diritti, certo si contemplano anche i diritti, pensiamo all'articolo 2, ma non soltanto. Lo stesso principio democratico, sì, certo, il principio democratico è un principio generatore di diritti fondamentali, come il diritto di elettorato attivo, il diritto di elettorato passivo, ma non è esso stesso ricostruibile, o perlomeno non agevolmente, in termini di diritto, così di diritto soggettivo, intendo fondamentale. E così vale anche per il principio di eguaglianza. Sappiamo bene che una parte significativa della dottrina discorre di un diritto all'eguaglianza, ma che esista o non esista questo diritto, che sia riconoscibile o non sia riconoscibile, quale che ne sia il regime, ciò non toglie che certamente l'eguaglianza, oltre ad essere un diritto, eventualmente è un principio oggettivo del nostro ordinamento. Ora, questi primi 12 articoli della Costituzione identificano tutti i principi davvero fondamentali. Anche l'articolo 12, ci tengo a menzionarlo perché è un tema di cui mi sono occupato volentieri, cioè la bandiera. Perché alcuni hanno sostenuto, ma vabbè, insomma, la bandiera strano che sia menzionata tra i principi fondamentali, e invece è del tutto evidente che hanno ragione i costituenti a collocarla tra i principi fondamentali, perché è un elemento identitario, simbolico, molto forte della nostra comunità politica. E questi principi fondamentali si sottraggono appunto alla revisione costituzionale, ma non nella totalità della loro manifestazione. Della loro formalizzazione e tecnico-giuridica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che anche le norme che riconoscono i principi fondamentali possono in realtà essere modificate in via di revisione costituzionale, a condizione che non si tocchi la loro essenza, cioè quella essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, di cui parlava la più volte citata sentenza 1146. È da questo punto di vista che noi dobbiamo sempre valutare le leggi di revisione costituzionale. Le leggi di revisione costituzionale sono fatte per cambiare la Costituzione, ma la Costituzione non può essere modificata laddove si intacchi quella essenza dei valori supremi. Certo, sapere qual è l'essenza è difficile, vero? Ecco, è un noto sociologo del diritto, prestigiosissimo come Niklas Luhmann, scriveva: Das Wesen des Wesens ist unbekannt, cioè l'essenza dell'essenza è sconosciuta. E in effetti è molto complesso stabilire quando ci troviamo di fronte a questa essenza. Però dobbiamo valutarlo con grande attenzione, dobbiamo valutarlo di fronte a proposte di revisione costituzionale con la massima prudenza. E questa prudenza è necessaria anche quando la revisione costituzionale è preordinata, che so, all'arricchimento dei diritti costituzionali. Perché ogni arricchimento dei diritti costituzionali, se bene riflettiamo, si risolve comunque in una alterazione dell'ordine dei rapporti tra i principi fondamentali e tra i diritti fondamentali. Perché diritto fondamentale preesistente è, come dire, è esposto al bilanciamento con un altro competitore, con un nuovo diritto qualificato
novellamente come fondamentale e con questo si modifica la sua posizione relativa e quindi si modifica anche il suo status, il suo trattamento costituzionale. Quindi, quando si valutano le revisioni costituzionali e quando si azzardano proposte di revisione costituzionale, si deve sempre essere molto, molto prudenti, si deve sempre ricordare che, secondo questo filone ormai consolidato di giurisprudenza costituzionale, secondo una dottrina ancor più consolidata, esistono dei principi che sono assolutamente intangibili. Ora, insisto, quali siano questi principi è difficile identificare. Mi fa piacere ricordarne uno nel minuto, poco più che mi resta: il diritto alla tutela giurisdizionale, perché è uno dei primi principi che la giurisprudenza costituzionale ha enunciato qualificandolo come principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Mi piace ricordarlo in un incontro che è stato organizzato da avvocati, immagino per avvocati, perché il diritto alla tutela giurisdizionale è davvero un diritto irrinunciabile, riprendo qui la formulazione della giurisprudenza costituzionale. Lo è perché è un diritto strumentale al godimento di tutti quanti gli altri diritti. Senza il diritto alla tutela giurisdizionale, gli altri diritti, ahimè, sarebbero purtroppo poca cosa e quindi va protetto e tutelato con la massima fermezza. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e mi scuso nuovamente per questa presenza appunto soltanto virtuale, ma confido che con le colleghe ed i colleghi ci saranno numerose altre occasioni di incontro, stavolta in presenza davvero personale. Grazie ancora. Grazie a Luciani che pur da lontano è presente. Adesso darei la parola, onde andare avanti nella nostra Costituzione, al Presidente Mirabelli. Vado deve attivare il suo microfono. Presidente, la vediamo, deve solo attivare il microfono. Credo che sia in basso a sinistra sullo schermo. Ecco, dovrebbe funzionare ora. Grazie. Prego. Perfetto. Innanzitutto un ringraziamento all'Ordine degli Avvocati, al Presidente Galletti per questa iniziativa e uno particolarissimo ad Alessandra Civello, che è la promotrice, è l'organizzatrice reale di questa iniziativa, non solamente, ma della, direi, testarda scelta del tema, perché nella sua corretta visione la diffusione della conoscenza della Costituzione, l'attenzione, direi l'amore per la Costituzione è un elemento essenziale per la vita civile e anche per la vita professionale degli avvocati. Il tema che mi ha riservato è quello dei rapporti etico-sociali. Una prima nota: rapporti etico-sociali significa qualcosa di diverso, di remoto dai rapporti giuridici. Certamente è un argomento che apparirebbe periferico rispetto a una Costituzione. L'aspetto etico può essere un retroterra, ma può essere oggetto di una disciplina giuridica e gli aspetti sociali per quale verso attingono a una disciplina giuridica? Vedremo che non si può ritenere che ci si collochi in un terreno che è remoto dai principi costituzionali. E anzitutto una caratteristica particolare degli aspetti relativi appunto ai temi etico-sociali che viene dalla stessa impostazione e lettura che ne è stata fatta in seno all'Assemblea Costituente, con la piena consapevolezza
che si interviene in un ordinamento già consolidato in una sua disciplina, per alcuni aspetti in una disciplina codiciale, e i principi che vengono enunciati, sono rivolti in parte anche al futuro, devono trovare attuazione. Ricordo che Tupini sostenne che il progetto consta di due elementi fondamentali, uno di carattere assoluto, l'altro di carattere rivolto al futuro, al futuro legislatore, perché vi si confermi e si adegui. Non facciamo una Costituzione che imponga la legge futura, ma che non è impegnata da quella precedente. E quindi la elasticità anche che i principi in qualche modo contengono. E questa impostazione venne ribadita da Mortati, direi quasi anticipando quella costruzione molto puntuale che dobbiamo a Vezio Crisafulli sulla distinzione tra norme precettive e norme programmatiche, individuando anche nelle norme programmatiche un contenuto fortemente precettivo. Questo giustifica anche linee di evoluzione che all'interno della cornice dei principi contenuti in queste disposizioni che prendiamo in esame, hanno caratterizzato la evoluzione della legislazione e il superamento di vecchi limiti esistenti rispetto all'attuazione dei principi costituzionali. Questo titolo contiene tre aspetti, tre assi portanti che apparirebbero tra loro non omogenei, caratterizzati forse proprio da questa indicazione che ho appena dato. Il primo gruppo di disposizioni riguarda la famiglia e i figli, un'altra disposizione a più versanti riguarda la salute e altre due disposizioni, l'arte, la scienza, la scuola, tutti temi che trovano poi un radicamento, almeno questi ultimi relativi alla cultura, alla scuola, alla scienza, all'arte, anche nel principio fondamentale dell'articolo 9 della Costituzione, al quale ha fatto cenno Flick. Una delle caratterizzazioni che forse è dato desumere dalla omogeneità, dalla limitata omogeneità di questi tre settori, è che essi riguardano anche il rapporto tra lo Stato e la società. Vedremo adesso più in dettaglio e brevemente questi tre ambiti ai quali abbiamo fatto riferimento. Sulla famiglia, la discussione in Assemblea Costituente è stata tra le più ampie e per qualche aspetto la più divaricata o una delle più divaricate, avendo a riferimento il ritenuto inserimento, il proposto meglio inserimento, rifiutato poi dall'Assemblea con un voto a strettissima maggioranza, della indicazione del riferimento al matrimonio come indissolubile. E qui si è giocato proprio il tema dei rapporti tra principi costituzionali e legislazione ordinaria, nel senso che l'orientamento risultato poi prevalente è che, pur non essendovi in quella sede nessuna posizione, diremmo oggi, divorzista, si affermava che non si poteva chiudere la porta rispetto all'evoluzione che la legge avrebbe potuto avere e che la scelta in questi ambiti non può che essere una scelta del legislatore. Del resto, il tema della famiglia è un tema affidato largamente al costume e alla evoluzione del costume. Ricordo come Arturo Carlo Jemolo addirittura ritenesse che l'ambito della famiglia fosse un'isola che il mare del diritto lambisce solamente, la vita reale, la esperienza è tale da superare i confini e le strettoie del diritto.
I principi fondamentali che riguardano la famiglia sono quelli da considerarlo società naturale, e qui altri dibattiti ancorati alle concezioni che si possono avere riferite al diritto naturale o a una naturalità che riguarda i rapporti nell'ambito familiare, e il problema della eguaglianza dei coniugi e l'unità della famiglia. Anche qui sembrerebbero due principi che si bilanciano e per i quali occorre trovare modalità di composizione, nel senso che vi è non tanto una pluralità di interessi, ma una convergenza di interessi nell'ambito familiare che va salvaguardata. Tutto questo in un contesto di legislazione codiciale riferita al 42, nel quale l'unità familiare era l'elemento di giustificazione e forse anche andava oltre l'elemento di giustificazione, la previsione della unità nel senso della esistenza di un capo della famiglia nella condizione dell'uomo. Del resto va ricordato che la condizione femminile era una condizione di subordinazione, si potrebbe dire, se anche nell'ambito della sfera pubblica il diritto di voto alle donne a noi potrà apparire una questione riferita a secoli indietro. Il diritto di voto delle donne per le prime volte viene esercitato nel 1946, l'ammissione al diritto di voto. Oggi abbiamo e abbiamo tra di noi l'avvocato generale dello Stato, o avvocatessa, non so come chiamarlo, che mostra come e quanto vi è stato di sviluppo e di evoluzione e quanto ancora occorra che vi sia per una piena parità tra le persone. Ora, diritto e costume. L'impostazione costituzionale della eguaglianza e dei diritti della famiglia conformati al modello costituzionale, direi, avviene con la legge di riforma del 1975, perciò molti anni dopo la Costituzione. Una legge di riforma che ridisciplina completamente l'assetto e segna una tappa molto importante nella ridefinizione del modello di famiglia, con qualche illusione. Con qualche illusione, per esempio, nel vedere che è assicurata la parità tra i coniugi anche nelle scelte degli indirizzi familiari, vi possa essere un conflitto nelle valutazioni, un contrasto nelle valutazioni rispetto al quale la pronuncia del giudice poi a stabilire quello che è l'effettivo interesse familiare o l'interesse dei figli. Ora, questa parte, starei per dire, arbitrale nell'ambito di un gruppo familiare, di un ambito familiare nel quale le soluzioni non possono essere soluzioni rigidamente giuridiche o di valutazione di terzi, è stato un elemento che nella prassi mi pare ha avuto poco spazio e poco sviluppo. Ancora, per sottolineare come il costume traccia poi le linee di evoluzione, possiamo dire qual è stato l'altro punto di riferimento, come l'introduzione della cessazione degli effetti del matrimonio, del divorzio nel 71, e anche qui con delle consultazioni popolari che hanno confermato questa decisione, le evoluzioni ancora più recenti nella introduzione delle unioni civili. Per la verità, già prima di queste riforme era emersa particolarmente con forza nella giurisprudenza l'attribuzione di un rilievo alla cosiddetta famiglia di fatto, e cioè alla valutazione della famiglia non solamente nel modello dell'articolo 29, cioè basata sul matrimonio, come società naturale basata sul matrimonio, ma con riferimento al principio generalissimo dell'articolo 2 della Costituzione, e cioè come formazione sociale dove si svolge la personalità di ciascuno. E quindi il gruppo che si costituisce, la formazione sociale
in un rapporto tra persone che hanno una vita di tipo familiare con i doveri di solidarietà che ne derivano, ancorati meno all'aspetto formale dell'atto genetico come atto matrimoniale. Ancora ulteriori modifiche e innovazioni, questa volta ancorate al pieno riconoscimento del principio costituzionale della parità di condizioni dei figli, indipendentemente dall'essere, come un tempo si diceva, legittimi o naturali, nati nell'ambito del contesto familiare o nel contesto familiare basato sul matrimonio o in una famiglia di fatto, la piena parificazione dei figli con il superamento di tutte le distinzioni che possono derivare dalla condizione dei genitori. È un settore, questo dei rapporti familiari, che è in costante nuova evoluzione per i problemi che vengono affacciati in rapporto anche alla scissione tra l'attività riproduttiva, la nascita e la condizione dei soggetti. E si tratta di questioni nelle quali valgono sia principi, sia sensibilità particolari, sia evoluzione del costume. In questo ambito, come in altri, è particolarmente rilevante l'attività di esplorazione, userei questo termine, da parte dell'avvocatura. L'avvocato si trova nella frontiera del nuovo e anche a fronte di una giurisprudenza che può apparire consolidata, la sua funzione è di individuare delle logiche fraglie nel sistema che consentano una eventuale evoluzione, rimessa poi alla sensibilità e alla autoresponsabilità del giudice, individuare quelle che sono le linee di evoluzione coerenti al sistema senza che vi sia una rottura del primato della legge, ma individuare e anche attraverso linee di interpretazione del sistema orientate dalla Costituzione, dal principio di tutela dei diritti fondamentali della persona, che consentano l'adeguamento alla realtà e alle esigenze di giustizia. Viviamo questa esperienza anche in quelle che possono turbare oscillazioni giurisprudenziali che troviamo a volte nella giurisprudenza della Cassazione. Ancora in questi giorni vediamo dei mutamenti di orientamento che la stampa propone con un'accentuazione della criticità o della lettura di innovazione, ad esempio per quanto riguarda quanto residua della solidarietà tra gli ex coniugi in caso di divorzio e la disciplina di quelli che sono gli elementi patrimoniali che durano nel tempo al di là del sopravvivere del rapporto coniugale. Sotto questo aspetto, forse il riferimento a una solidarietà residua che esiste sempre in qualsiasi formazione sociale, anche al momento del suo dissolvimento, potrebbe aiutare a comprendere quelle che sono le linee di evoluzione verso le quali ci muoviamo. Non indugerei oltre sull'aspetto che riguarda la famiglia per una battuta che invece riguarda l'altro asse portante dei rapporti etico-sociali, che è quello della salute. Siamo immersi nei problemi che riguardano la salute e forse la esperienza della pandemia ha costituito, costituisce e ancora purtroppo per qualche tempo costituirà una sorta di stress test dell'ordinamento, sia per quanto riguarda i diritti fondamentali, sia per quanto riguarda l'assetto delle istituzioni, i rapporti ad esempio tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, quelle che sono le esigenze unitarie di disciplina di un settore nel quale vede competenze concorrenti dei diversi livelli di governo. Una prima notazione
la indico con un apparente segno di contraddizione o di possibile contraddizione. La salute come diritto fondamentale dell'individuo, attenzione, è una delle rarissime volte, se non l'unica, nella quale la Costituzione qualifica questo diritto dell'individuo come diritto fondamentale, tanto fondamentale che viene quasi indicato in una astratta gerarchia come il diritto che è appena successivo al diritto alla vita. Il diritto alla vita non è espressamente previsto dalla nostra Costituzione, è previsto da altre carte fondamentali, ma è presupposto naturalmente lo stesso diritto alla salute, diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo. Ma, ed ecco il punto di possibile contraddizione, o meglio, diremmo limitazione e bilanciamento, interesse della collettività. Interesse della collettività come interesse mediato, indiretto degli stessi individui, perché è attraverso la tutela della salute collettiva che in condizioni particolari come quelle di una epidemia si tutela il diritto alla salute. Assistiamo a limitazioni che alcuni dicono subiamo, altri direbbero più correttamente seguiamo, perché sono nell'interesse stesso della persona, restrizioni di quelle che possono apparire libertà individuali, libertà di circolazione, libertà di anche comunicazione a volte, libertà di riunione. Ebbene, qui ci sono i criteri che possono far valutare quando queste restrizioni siano giustificate e come esse non tendano a integrare quello che veniva detto e viene detto, uno stato di eccezione come sospensione dei diritti costituzionali, ma viene a integrare un corretto esercizio degli stessi diritti costituzionali. E certamente occorre un'adeguatezza delle restrizioni che vengono imposte rispetto al fine che ci si propone, nel caso della pandemia evitare la diffusione dei contagi, e una proporzionalità di queste limitazioni, una limitazione temporale delle stesse e una fonte legislativa che le giustifichi. Su questo si è mossa anche la giurisprudenza della Corte e certamente vi è un'esigenza di garantire l'interesse collettivo e l'interesse individuale anche attraverso questi strumenti che possono apparire non coercitivi ma certamente limitativi. Con un'avvertenza questa ulteriore, la vaccinazione ad esempio può essere imposta, avrebbe potuto a mio giudizio essere imposta con legge in via generalizzata, si è preferito, come ho anche ascoltato, la linea indiretta della sollecitazione o condizionamento per lo svolgimento di una serie molto larga di attività dell'obbligo di vaccinazione. Non c'è una vaccinazione obbligatoria, ma egualmente opera il principio della indennizzabilità nella ipotesi in cui per ottenere il vantaggio collettivo della immunizzazione e della tutela dell'interesse collettivo, appunto, vi fosse un danno particolare per il soggetto che si sottopone alla vaccinazione. Attenzione, indennizzo qualcosa di diverso rispetto al risarcimento, che potrebbe anche sussistere laddove vi fosse una pratica non corretta della vaccinazione, ad esempio praticata a chi per ragioni sanitarie non dovesse essere sottoposto a questa vaccinazione o per errori gravi nella pratica medica. Anche qui il problema della responsabilità, un problema sul quale l'attività dell'avvocatura e della giurisprudenza ha operato e opera costantemente
per raffinare i termini di elaborazione concettuale del danno e del risarcimento del danno e le modalità con le quali si perviene a una decisione, sono terreno nel quale ci si esercita e ci si eserciterà costantemente. La tutela della salute apre la porta a un altro aspetto, e cioè quello delle cure da praticare a tutti per la tutela della salute, a cure che la Costituzione afferma gratuite per gli indigenti. È un'espressione che potremmo dire minimale e superata in qualche modo dalla istituzione del Servizio Sanitario Universale, e cioè sotto questo aspetto la lettura e la costruzione dell'ordinamento è andato oltre il limite minimo, la soglia minima di tutela che la Costituzione prevede, affermando un diritto, direi, a prestazione, a tutela della salute, nei limiti certamente dei mezzi disponibili dal punto di vista finanziario, che riguarda ciascun individuo, e perciò il diritto alle cure per il mantenimento o il recupero della salute è un diritto che riguarda tutti, anche lo straniero che sia presente occasionalmente, intenzionalmente, senza legittimità della sua presenza sul territorio nazionale. C'è un'esigenza di solidarietà che varca e va oltre i diritti di cittadinanza. L'ultimo aspetto al quale devo dedicare piccola attenzione, un piccolo momento di attenzione, è quello dell'arte, della scienza e della cultura. Anche qui la caratteristica che può giustificare l'inserimento di questo aspetto nei rapporti etico-sociali e che può essere di interesse è la espressione di libertà e della irrompere delle autonomie della realtà sociale in questo ambito. Nel senso che se la Repubblica, come dice l'articolo 9 della Costituzione, promuove la cultura, l'arte, la scienza, promuove, non dirige, non coordina, non impone, assicura cioè gli strumenti per i quali l'arte, la scienza si possano liberamente esprimere e liberamente essere oggetto di insegnamento. Perciò non abbiamo rispetto e in contrapposizione allo Stato totalitario o anche allo Stato autoritario una cultura, una scienza, un'arte che siano cultura, scienza di Stato, ma è la società che si esprime. E la Costituzione garantisce, oltre che le autonomie territoriali, lo abbiamo visto, lo si può vedere nell'articolo 5 della Costituzione, il principio autonomistico, anche le autonomie che potremmo dire funzionali, come quelle degli istituti di cultura, delle università, delle accademie, cioè quel reticolo nel quale si esprime questa libertà della persona. È la libertà collettiva che in esse si esprime con una finalità che non è autocontemplativa, perché insieme a questi aspetti viene regolata anche la istruzione, stabilendo un diritto-dovere allo studio. Un diritto-dovere allo studio sia attraverso l'obbligo dello Stato di predisporre istituti per la formazione, scuole, si direbbe con il lessico consolidato di ogni ordine e grado, no? La scuola statale, attenzione anche qui, scuola statale che è scuola di libertà, nelle quali non c'è quindi un insegnamento di Stato, c'è un livello di apprendimento che lo Stato deve assicurare, ma vi è una libertà degli insegnanti, come vi è una libertà di coloro che hanno il diritto e dovere di educare i figli, di scegliere le modalità formative, il tipo di scuola a
al quale nel rispetto della stessa libertà dei figli affidare la formazione dei figli stessi e la libertà della scuola aperta a tutti, ancora una volta, aperta a tutti. Attenzione, il tutti significa che non è un diritto di cittadinanza, non è un diritto di cittadina riservato ai cittadini, ma è un diritto che tutti quanti, tutte le persone hanno di accrescere le loro conoscenze. E questo sia perché è un elemento di sviluppo della personalità, sia perché la formazione, la conoscenza, lo studio sono un elemento di, si direbbe con un'espressione molto usata, realizzare l'ascensore sociale, la mobilità tra le diverse condizioni di chi opera nel paese, di chi vive nel paese. Assicurare la parità di condizioni di partenza per tutti e assicurare in definitiva lo stesso sviluppo economico del paese, perché la formazione ha anche questo effetto. Chiudo sottolineando nuovamente come questi tre assi, questi tre gruppi di disposizioni vanno oltre nel loro significato rispetto alla materia che disciplinano, ma caratterizzano in qualche modo anche uno degli aspetti dell'essenza democratica dello Stato. Grazie, grazie davvero. Grazie, Presidente, professor Mirabelli, per la sua esposizione così dettagliata e precisa. Però aggiungerei una piccola nota, che tutto questo che è stato detto, che è importantissimo, sta creando nella società una spaccatura che rischia di essere molto pericolosa. Quindi sta al buon senso di coloro che lo hanno di sanare queste fratture nel dialogo, nella comprensione reciproca, accettando anche le idee degli altri. Ringrazio ancora il professor Mirabelli e darei la parola, visto che c'è la famiglia, il diritto dei figli e al diritto al lavoro. E quindi ne parlerà il nostro amatissimo professor Prosperetti. Sentiamo come risolveremo, come lo Stato risolve il problema dei giovani. Grazie. Allora, come diceva poco fa il professor Luciani, non tutti i diritti fondamentali sono nella prima parte della Costituzione. Gli articoli 39 e 40 della Costituzione descrivono la democrazia economica e la democrazia economica ha un impatto sui lavoratori forse anche più forte della democrazia politica. Diceva Mortati che lo Statuto dei lavoratori ha attuato la Costituzione nell'ambito delle fabbriche, della produzione. Si è passate da un'organizzazione militare dove entrando in fabbrica il lavoratore perdeva qualsiasi diritto, non poteva neanche uscire fino alla fine della giornata lavorativa e invece le rappresentanze sindacali aziendali, il sindacato in azienda, ha consentito di vivere una libertà anche sui luoghi di lavoro. Ora, oggi si parla molto di una legge sulla rappresentatività sindacale e vediamo un pochino quali sono i termini oggettivi di questa questione. Innanzitutto, perché l'articolo 39 non è stato attuato? O meglio, è stata attuata per la parte principale, il primo comma, l'organizzazione sindacale è libera e su questo si fonda tutta la teorica sull'autonomia collettiva. Ma gli altri commi relativi a come si devono confezionare i contratti collettivi e su quale deve essere la loro efficacia obbligatoria, ecco, questa parte non è stata attuata. Perché non è stata attuata? Perché
essenzialmente perché la Costituzione prevede che i sindacati registrati sono rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti. Bene, all'epoca il sindacato non solo più forte, il sindacato assolutamente più potente e che raccoglieva oltre il 90% di iscritti era appunto un sindacato, la CGIL, che ancora aveva un addentellato di tipo rivoluzionario. Quindi si ritenne che non si poteva lasciare a una componente in qualche modo antisistema la rappresentanza di tutti i lavoratori. Quindi si arrivò a una politica di non di proporzionalità, ma di pariteticità. E quindi furono costruiti un po' in fretta altri due sindacati, la CISL e la UIL, e fu inaugurata questa stagione della collaborazione paritetica fra questi tre sindacati. Oggi la situazione è in via di cambiamento perché il testo unico sulla rappresentanza, che non è un testo legislativo, è un accordo sindacale del 2014, ha previsto elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie fatte in maniera proporzionale. Quindi questo tabù della impossibilità della CGIL di essere assolutamente egemone è stato oggi superato da questo accordo collettivo che, a differenza di quello del 93, in cui si costituivano le rappresentanze sindacali unitarie, ma c'era comunque una quota fissa per i sindacati maggiormente rappresentativi e quindi non si arrivava a una vera democrazia sindacale, perché c'era comunque un mix tra una rappresentanza, diciamo così, istituzionale e una rappresentanza eletta. Invece con il testo unico sulla rappresentanza del 2014 si sono libere elezioni senza nessuna limitazione. Ma questo, diciamo, monopolio delle condizioni di lavoro che la Costituzione attribuisce all'autonomia collettiva, in realtà possiamo dire che è stato eroso negli anni dalla legislazione. Una serie di principi nati nell'ambito dell'autonomia collettiva sono stati ipostatizzati dalla legge che ha ingessato, diciamo, determinate prerogative che prima erano appunto espresse dai sindacati. Ora, come si può conciliare questo intervento della legge in una materia come per esempio quella dei licenziamenti, dell'equivalenza delle mansioni, tutte materie che facevano parte proprio del nucleo forte dell'autonomia, della contrattazione collettiva? Ecco, come mai la legge ha potuto intervenire in questa materia? Bene, io penso che possiamo ragionare in questo senso. La tutela micro, la tutela dell'individuo, dà una concorrenza fra la contrattazione collettiva e la legge. È chiaro che in materia di licenziamenti
si toccano anche diritti che vedono la posizione dell'individuo quale cittadino, non soltanto quale lavoratore. E così dal punto di vista macro. Per esempio abbiamo avuto la legge che ha abolito, ha proibito le clausole sindacali che prevedevano le cosiddette scale mobili anomale, perché le scale mobili anomale avrebbero prodotto un effetto moltiplicatore dell'inflazione. Quindi la legge è intervenuta proprio sancendo l'illegittimità di alcune clausole sindacali che prevedevano le scale mobili anomale. Del resto, anche il Codice Civile proibisce l'anatocismo, quindi anche la libertà dell'autonomia privata individuale è soggetta a limiti legali. Ma il rapporto della legge con l'autonomia collettiva è complesso, perché a un certo punto ci si è resi conto che questa ipostatizzazione di diritti fatti dalla legge limitava troppo la flessibilità che invece deve avere la contrattazione collettiva. E si è arrivati all'articolo 8 del decreto legislativo 138 del 2011, che ha avuto poca applicazione, ma il principio è importante, perché consente ai sindacati di riacquistare determinate autonomie anche contro la legge. L'articolo 8 prevede che la contrattazione collettiva può derogare a norme di legge, ma la può derogare non soltanto per problemi attuativi, ma anche per le clausole di risoluzione del rapporto e sulla disciplina del licenziamento. Se pensiamo che la Corte Costituzionale è intervenuta recentemente sui problemi della indennità per il risarcimento del danno dovuti a licenziamenti illegittimi, poi abbiamo invece una norma di legge che consente ai sindacati di praticamente legiferare con la contrattazione collettiva in questa stessa materia. Sappiamo tutti che poi l'obbligatorietà della contrattazione del rispetto dei contratti collettivi è stata costruita attraverso teorie civilistiche, la famosa teoria del mandato di Santoro Passarelli, che è stata una grande operazione di politica del diritto. Io quando glielo dissi a Santoro Passarelli, portandogli il mio libro, che in realtà faceva una forte evoluzione della sua teoria, e gli dissi che la sua era stata una grande opera di teoria del diritto, lui rimase male, dice: no, come, questa è una teoria seria, non è una teoria di politica del diritto. Io provai a superarla sotto il profilo del rinvio individuale, cioè considerando la contrattazione collettiva non un contratto ma una fonte eteronoma, a cui le parti individuali facevano riferimento e quindi rinviavano a questa funzione. In realtà poi è stato l'articolo 36 della Costituzione, con la fissazione dei minimi salariali, e questa è stata un'opera della giurisprudenza che, nel riconoscere all'articolo 36 della Costituzione una efficacia non meramente programmatica, ma una efficacia immediata e sostanziale,
ha creato poi l'applicazione generalizzata dei contratti collettivi, perché nel momento in cui la giurisprudenza ha detto che il minimo previsto dall'articolo 36 per garantire un'esistenza libera e dignitosa era quello fissato dalla contrattazione collettiva, sull'articolo 36 si è generalizzata l'applicazione dei contratti collettivi. Ma la legislazione ha parlato anche di una rappresentatività dei sindacati maggiormente rappresentativi. Ai sindacati maggiormente rappresentativi sono state date delle funzioni. Quindi, come mai il sindacato, associazione non riconosciuta, libera, eccetera, poteva poi avere un ruolo nell'applicazione di determinate normative? Bene, è un bonus pubblico che è stato dato al sindacato. Il parere del sindacato, per esempio sull'ammissione alla cassa integrazione straordinaria o a determinate deroghe, una molto risalente, poi ormai superata, era quella sul lavoro notturno femminile. Poteva essere considerato un fatto che condizionava la deroga a determinate disposizioni di legge. Ma poi si è arrivati al concetto di, con la legge Biagi, il decreto legislativo 276 del 2003, si è arrivati al sindacato comparativamente più rappresentativo, perché il maggiormente rappresentativo era stato considerato dalla giurisprudenza non un elemento comparativo, ma una caratteristica che potevano avere tanti sindacati, tutti quelli che avevano comunque una articolazione in diverse categorie produttive. Quindi poi con molti sindacati autonomi sono stati poi riconosciuti maggiormente rappresentativi. A questo punto si è dovuto creare un altro canone, che è stato questo dei sindacati comparativamente più rappresentativi. E sono proprio questi sindacati comparativamente più rappresentativi che, come ricordavo prima, ai sensi del decreto legislativo 138 del 2011, possono modificare la legge anche in situazioni su fattispecie molto importanti, che addirittura sono, come ricordavo prima, state oggetto di giudizio da parte della Corte Costituzionale. Resta da dire della privatizzazione del pubblico impiego e dell'applicazione della regole dell'autonomia collettiva anche al pubblico impiego. Ecco, questo è un effetto, diciamo, derivato dal testo unico 165 del 2001, e in questo caso l'ordinamento civile e quindi la contrattazione collettiva non è di immediata applicazione della Costituzione, perché il pubblico impiego paradossalmente potrebbe essere anche ricondotto di nuovo a una legislazione puramente diciamo autoritativa. Infatti c'è stata la legge Brunetta, per esempio, che ha molto ridotto i margini di autonomia della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. È interessante la vicenda dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, quello sulle rappresentanze sindacali aziendali. L'articolo 19 ha avuto una particolare vicenda, perché è stato oggetto nel 95 di un referendum radicale
che ha che ha abrogato la prima parte di quest'articolo, per cui le rappresentanze sindacali aziendali potevano essere costituite dalle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, oltre che, e questa è la seconda parte che è rimasta, a quelle firmatarie degli accordi collettivi. Il referendum radicale ha portato all'abrogazione del fatto che i sindacati maggiormente rappresentativi fossero di per sé autorizzati a costituire rappresentanze sindacali aziendali, anche se non fossero stati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva. Bene, allora l'unico criterio rimasto è quello dei contratti firmatari dei sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Bene, questa modificazione ha portato a una crisi quando la CGIL non firmò il contratto collettivo della Fiat, per cui a quel punto non era più firmatario di un contratto collettivo aziendale e quindi non era più abilitato ad avere la propria rappresentanza sindacale, quindi un problema immenso, il principale sindacato non poteva avere la sua rappresentanza all'interno dell'azienda. Allora, lì intervenne la Corte Costituzionale con la sentenza del 23 luglio 2013, la numero 231, dicendo che se quel sindacato aveva comunque partecipato alle trattative, non è che doveva essere per forza obbligato a firmare un contratto, sarebbe venuta meno la sua forza nell'ambito di quella trattativa se la trattativa avesse dovuto comunque avere un necessario sbocco in un accordo. E quindi il sindacato CGIL, che a differenza di CISL e UIL non aveva firmato quell'accordo, fu comunque abilitato a mantenere le proprie rappresentanze sindacali. L'articolo 40. Il diritto di sciopero, noi diciamo diritto di sciopero, ma è una rivoluzione parlare di diritto di sciopero. Non è libertà di sciopero, è diritto. E dal fatto che sia diritto nascono una serie infinita di conseguenze. Per esempio, il fatto se un'azienda non riesce a essere puntuale in una sua consegna verso un cliente a causa di uno sciopero interno, vale il principio che qui iure suo utitur neminem ledit, quindi il sindacato che ha consentito il diritto, proclamando lo sciopero, ha consentito il diritto dei lavoratori di scioperare, questa manifestazione di questo diritto non può essere motivo di inadempimento per il datore di lavoro che appunto non è in grado di ottemperare a un suo obbligo contrattuale. Poi la giurisprudenza ha mitigato questo perché ove ci fosse un atteggiamento di iattanza da parte del datore di lavoro che facesse un'ingiustificata chiusura alla contrattazione collettiva, allora la colpa è anche sua e in questo caso questa scriminante non opererebbe. Io sono stato nella commissione di garanzia nel diritto di sciopero dal 96 al 2002, sono stato il presidente facente funzioni perché
il presidente Giugni dopo poco ebbe un ictus e quindi non era più in grado di fare da solo, diciamo, di portare avanti questa la commissione di garanzia. Ebbe una grossa riforma, che la legge della 146 del 90. Nel 2000, con la legge 83, ci fu una completa riforma della commissione di garanzia e divenne una vera authority. Ora, i principi che hanno ispirato questa legge sono stati quelli essenzialmente della autoregolamentazione e per garantire l'autonomia del sindacato. Si sarebbe potuto ragionare anche in altra maniera. Però si ritenne che solo l'autoregolamentazione poteva in qualche maniera essere compatibile con il diritto di sciopero. Quindi queste limitazioni dovevano nascere come autolimitazioni delle parti sociali, in particolare dei sindacati, a fare delle squadre comandate, a garantire comunque quei servizi minimi essenziali. Per esempio nel settore della medicina, gli ospedali devono garantire tutti quei servizi che garantiscono i giorni festivi. Cioè in un giorno di sciopero dei servizi sanitari vanno comunque garantite tutte quelle prestazioni che comunque sarebbero garantite in un giorno festivo. Ecco, questo è un esempio di regolamentazione di questo. E la legge stabilisce tutti i settori nei quali sono appunto garantiti i servizi minimi essenziali. E io nella gestione che feci di questa commissione feci valere un principio fondamentale che poi ha guidato un po' tutto a questo tipo di interventi la commissione di garanzia, cioè il fatto che prestazioni, diciamo, serventi rispetto a una prestazione principale non potevano bloccare la prestazione principale. Pensate che quando io cominciai alla commissione di garanzia, voli transoceanici venivano bloccati perché non c'era il catering. Allora noi dicemmo pane e acqua, ma l'aereo per New York parte lo stesso. E il settore delle pulizie, il settore di pulizia bloccava gli aerei perché se l'aereo non era pulito non poteva partire. Allora abbiamo detto si dà una spolverata, si toglie quello che proprio ripugna e tutto il resto, l'aereo sporco ma parte. Cioè le prestazioni serventi potevano dare un disagio ma non condizionare il servizio principale. Io ricordate che una volta gli aeroporti si bloccavano per lo sciopero dei vigili del fuoco, che pure stavano lì, perché dovevano stare lì per le emergenze, ma dichiaravano questo, era tutto un sistema virtuale, per cui dichiaravano lo sciopero, non lavoravano postando lì, eccetera. Alla fine vedemmo che l'unica funzione insopprimibile era quella del bunkeraggio degli aerei con i passeggeri a bordo. Lì ci voleva il vigile del fuoco. Allora, sciopero dei vigili del fuoco, i passeggeri scendono, si fa il bunkeraggio, si può fare a meno di questa prestazione. Comunque, dicevamo, l'autoregolamentazione. In realtà l'autoregolamentazione
ce n'è stata non moltissima. Queste comunque prevedeva la legge che dovevano essere validate dalla Commissione di garanzia, che poteva anche modificare queste normative d'ordine sindacale, ma la Commissione di garanzia poteva fare le regolamentazioni provvisorie. Ecco, questo è stato il punto per cui sostanzialmente in maniera autoritativa, diciamo, ha inciso la Commissione di garanzia, facendo le regolamentazioni provvisorie. Provvisorie perché? Fino a che le parti non avessero creato una propria autoregolamentazione. Quindi ci furono norme come il preavviso, minimo 10 giorni prima, contro lo scioperi a sorpresa, che invece erano la terribile arma sindacale, lo sciopero a sorpresa. La gente si presentava al treno, all'aeroporto, eccetera, e il treno non partiva, e quindi la possibilità di programmare questo tipo di manifestazioni di autotutela. Le clausole sul raffreddamento, le clausole sulla conciliazione preventiva. Ecco, su tutto questo si è, diciamo così, imbrigliata questa materia dello sciopero, e da questo punto di vista sono previste anche sanzioni in realtà modeste, perché erano 5.000 euro da 5.000 euro a 50, diciamo da 5 milioni di lire a 50 milioni di lire per scioperi fatti a seguito della dichiarazione di illegittimità dello sciopero fatta dalla Commissione di garanzia. Ecco, quindi la legislazione è intervenuta per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, e invece la giurisprudenza è intervenuta sugli scioperi fuori dei servizi pubblici essenziali, sugli scioperi anomali. Gli scioperi anomali, che erano gli scioperi a scacchiera, gli scioperi a sorpresa, eccetera, e lì ha consentito che la messa in libertà fatta dal datore di lavoro, che non voleva accettare una prestazione fatta in quel modo. Per esempio, nei supermercati c'era lo sciopero, 10 minuti sì, 10 minuti no. E naturalmente alla fine il lavoratore aveva lavorato 4 ore su 8, ma il supermercato non aveva venduto nulla, perché la gente lasciava lì il carrello e se ne andava. Ecco, in questo caso la messa in libertà non era considerata antisindacale, ma era legittima in funzione di questa illegittimità dello sciopero. Ecco, questo è il quadro con cui la legislazione ha articolato questi principi fondamentali del 39 e 40 della Costituzione. Grazie. Grazie al professor Prosperetti. E la sua, da quello che lei ha detto, il diritto di sciopero è una cosa attuata, e a vantaggio anche dei lavoratori, però mi sembra che i lavoratori siano tornati molto indietro adesso ultimamente, per cui avrebbero bisogno di un po' di vita, un po' di tornare al vecchio sindacato ottocentesco, pronto a combattere a favore di questi poveracci che sono soltanto sfruttati. Non parlo degli stranieri, parlo degli italiani soprattutto, che ci dovrebbero interessare un po'. Allora, adesso la parola al Presidente Lupo. Buongiorno a tutti, i lontani, oltre che i presenti, e un ringraziamento per avermi invitato a parlare in questa sede, e complimenti all'Avvocato Civello per l'iniziativa
che è originale nel tema, perché individua appunto i principi fondamentali della Costituzione, quindi un qualche cosa che va all'interno della Costituzione e che poi utilizzerò, come dirò di qui a poco. Il tema a me affidato, la magistratura, si riferisce alle disposizioni della Costituzione che sono appunto raggruppate sotto questo titolo, articoli da 101 al 113. Questo titolo della Costituzione non ha subito modifiche, al di fuori di quella ben nota dell'articolo 111, frutto del contrasto tra Corte Costituzionale e Parlamento sul processo penale dell'89. È una parte della Costituzione che, tenuto conto anche del dibattito e delle riforme che si sono prospettate della Costituzione, considererei, usando il termine dell'avvocato professor Prosperetti, una parte tabù, nel senso che è considerata intoccabile, tanto che non si è neanche proceduto a qualcosa che di evidente utilità, come la soppressione dei tribunali militari previsti dall'ultimo comma dell'articolo 103, che sono ritenuti dai più ormai superati, tanto che il legislatore ha ridotto sensibilmente gli uffici ed il numero dei magistrati, che però rimangono sempre eccessivi in rapporto ai processi da svolgere. Sostanzialmente è una categoria di magistrati che soffre di poco lavoro, e quindi si ha uno spreco di risorse che ben potrebbero trovare utilizzo nella giustizia ordinaria, ove esse sono sempre scarse. Ed è, diciamo, recente la proposta della Commissione Luciani, che proprio contiene una proposta interessante di utilizzare questi magistrati senza lavoro nella giustizia ordinaria, proposta da accogliere, secondo me, indubbiamente a Costituzione invariata. L'attenzione del dibattito in questa sede ai principi fondamentali della Costituzione, secondo il concetto che abbiamo sentito illustrato benissimo dal professor Luciani, consente forse di superare questo tabù, distinguendo le scelte del Costituente che sono essenziali, proprio perché realizzano principi fondamentali, sono espressione di valori fondanti della Repubblica, rispetto invece alle disposizioni che, costituendone una delle possibili attuazioni, possono essere poste in discussione e valutate sulla base dell'esperienza di oltre mezzo secolo. Mi limito, in una materia piuttosto ampia, a due soli argomenti, il Consiglio Superiore e la Cassazione. Sono le due istituzioni di cui ho fatto diretta esperienza lavorativa. Rimane fuori dalla mia relazione un tema scottante che è di attualità ed è il tema del PM e della obbligatorietà dell'azione penale, che richiederebbe una relazione a parte. Quindi non toccherò questo tema e mi soffermo sulle due istituzioni che conosco dall'interno, avendo fatto parte in passato di ambedue. Partiamo dal Consiglio Superiore. Il CSM è l'argomento più rilevante sia per le dimensioni della disciplina costituzionale, sia perché è divenuto purtroppo oggi di massima attualità per vicende ben note che non richiamo. Il principio fondamentale mi sembra chiaramente espresso dal primo comma dell'articolo 104 della Costituzione: autonomia ed indipendenza dalla magistratura e da ogni altro potere. Strumento essenziale di questa garanzia è appunto il CSM, che infatti è disciplinato dal seguito dello stesso articolo 104 e dai tre articoli successivi. Si tratta, queste dell'indipendenza e dell'autonomia, di scelte fondamentali, ecco, valori fondanti della Repubblica che caratterizzano un regime democratico, come è confermato anche dall'ordinamento dell'Unione Europea e degli Stati che ne fanno parte. L'episodio della Polonia, con la Corte Costituzionale polacca e le polemiche che ha suscitato nell'ambito dell'Unione Europea, è la dimostrazione evidente di come l'indipendenza e l'autonomia siano valori fondanti. Il Consiglio Superiore è uno strumento di questi valori di fondo. Il funzionamento del CSM, però, proprio parlando di esperienza di mezzo secolo, non è andato esente da critiche. Ampiamente condivisa è in particolare la critica verso il correntismo. Va detto chiaramente
quella che è la mia opinione, secondo cui i gruppi associativi di cui la maggior parte dei magistrati fanno parte sono un fenomeno che esiste nella realtà sociale e che ha una funzione positiva, perché le correnti e le cosiddette correnti facilitano la consapevolezza nei magistrati del loro ruolo professionale e quindi giovano alla loro formazione. Le correnti diventano invece un fenomeno negativo quando esse assumono un potere eccessivo nelle decisioni del CSM, in particolare quelle sulla gestione dei magistrati e sulla nomina dei dirigenti degli uffici. A questa critica largamente condivisa aggiungo quella, a mio avviso altrettanto importante, di una tendenza corporativa che non raramente assumono le delibere del Consiglio, in quanto mosse dalla tutela degli interessi della categoria dei magistrati e dei singoli magistrati anche, più che il perseguimento delle esigenze degli utenti del servizio giustizia. Potrei citare a titolo esemplificativo la resistenza che il Consiglio fece alcuni anni addietro alla riduzione delle ferie dei magistrati e con maggiore attualità l'esito delle valutazioni periodiche di professionalità dei magistrati, valutazioni quadriennali, come sappiamo, che sono statistiche recentemente diffuse dalla Ministra della Giustizia, di segno positivo nel 99,2% dei casi, quindi nella quasi totalità sono valutazioni positive. I due difetti, correntismo e corporativismo, sono connessi, perché le correnti competono per l'acquisizione del maggior consenso dei magistrati elettori su due piani collegati. Primo piano, la capacità di appoggiare i propri aderenti per fare loro conseguire ciò a cui i singoli aspirano e possono aspettarsi dal Consiglio, soprattutto gli incarichi dirigenziali. Secondo piano, le proposte ed i risultati ottenuti in ordine al trattamento migliore della categoria, anche a scapito dell'efficienza della giustizia. Sono difetti questi due che non è che ho trovato oggi, ne feci cenno, li enunciai già quando l'ultima seduta a cui partecipai prima del pensionamento, la seduta dell'8 maggio del 2013 nel Consiglio, ebbi modo di individuarli in modo corretto ed educato e lo dissi davanti al Presidente della Repubblica che a mio avviso il Consiglio aveva questi due difetti, correntismo e corporativismo. Ma attenzione, il rimedio non sta nella soppressione delle correnti, come spesso si sente dire, soppressione che è impossibile in diritto, essendo libere associazioni consentite dalla Costituzione, ed in fatto essendo radicate nella realtà sociale dei magistrati della categoria. Bensì il rimedio consiste, a mio avviso, nella effettiva riduzione del loro potere, potere correntizio, negli organi di governo dei magistrati a partire dal CSM. Come si ottiene ciò? E più in generale, quali rimedi per superare i due difetti che ho individuato nel concreto funzionamento della istituzione CSM? Oggi ci si limita a prospettare, oltre ad una rigenerazione etica e culturale, tra virgolette, perché è l'espressione che viene per lo più usata, dei magistrati, che è comunque un rimedio a tempi lunghi, si prospetta un mutamento del sistema elettorale dei magistrati componenti del Consiglio. Nutro sfiducia in questo rimedio. Nel corso, non che non debba essere modificata la legge elettorale, ma che sia il rimedio idoneo a superare i due inconvenienti, ecco, questo direi, sono pessimista. Potrei sbagliare, mi auguro di sbagliare, ma sono pessimista e spiego perché. Nel corso della sua storia, al Consiglio Superiore della Magistratura sono stati applicati ben 7 sistemi elettorali diversi. Il sistema attuale, approvato nel 2002, fu elaborato proprio con l'intento di limitare il potere delle correnti attraverso l'eliminazione delle liste correntizie che sono state eliminate. Non ci sono liste correntizie, come ho letto anche in qualche autorevole intervento recentemente, e la presentazione, questa è la legge attuale, di candidature singole
tra le quali gli elettori potessero fare le loro scelte. Questo è il sistema del 2002. Cosa è successo? Che le correnti si sono adeguate a questo sistema, limitando preventivamente il numero dei candidati. Il punto essenziale, perché nutro sfiducia, è che con un elettorato ristretto, come quello del corpo elettorale dei magistrati, ogni sistema elettorale si presta ad essere utilizzato dai gruppi organizzati nel modo più idoneo al risultato da perseguire. Quindi, avuto un certo sistema, le correnti, in realtà sociale, organizzata, troveranno il modo perché si facciano valere utilizzando appunto gli strumenti previsti dalla legge di volta in volta da quel sistema elettorale. La consapevolezza di questo tipo di considerazione che ho fatto ha indotto alcuni a suggerire il sistema del sorteggio dei candidati tra cui effettuare poi l'elezione. Non condivido questa proposta. Il sorteggio potrebbe condurre a consiglieri privi di ogni preparazione sulle attribuzioni del CSM, che sono parecchio complesse e che si apprendono normalmente attraverso l'esperienza dei consigli giudiziari e la stessa attività delle correnti. Inoltre, gli eletti, proprio in quanto sorteggiati, non offrirebbero alcuna garanzia di evitare accordi con i leaders delle correnti e ancora peggio accordi sotterranei e non controllabili. Oggi abbiamo ben una trasparenza, sappiamo che quel provvedimento è attribuibile alla corrente X o alla corrente Y o all'accordo tra correnti. Con elementi sorteggiati si avrebbero accordi sotterranei e non trasparenti, quindi potremmo peggiorare la situazione, almeno mi prospetto, sempre in una visione forse non ottimistica. Si avrebbe, a mio avviso, a seguito del sorteggio, un fenomeno analogo a quello che abbiamo avuto dopo la scomparsa della Prima Repubblica, che pure aveva portato alla tanto criticata partitocrazia. Cosa è successo dopo la Prima Repubblica? La sostituzione di un personale selezionato dai partiti, alcune volte male, ma altre volte bene, e noi viviamo ancora con alcuni personaggi selezionati dai partiti nella Prima Repubblica, a partire dal Presidente della Repubblica attuale. Bene, la sostituzione di personale selezionato dai partiti con componenti delle istituzioni rappresentative per lo più privi di un livello qualitativo accettabile. Quindi potremmo avere un peggioramento addirittura del sistema attuale col sorteggio, a mio avviso, altro che rimedio degli inconvenienti che oggi denunciamo nel Consiglio Superiore. Occorre, a mio avviso, intervenire, e qui arrivo alla proposta, alla parte propositiva del mio intervento, sulla composizione del Consiglio, quale prevista dall'articolo 104, quarto comma, Costituzione. Immutata deve restare la distribuzione tra magistrati, 2/3, e membri laici, 1/3. Questo rapporto è richiesto dalla funzione essenziale della istituzione di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che da fonti sia giurisprudenziali che dottrinali vengono ritenute assenti qualora non sia prevalente nell'organo collegiale la componente dei magistrati. La componente che sia di prevalenza dei magistrati rispetto ai membri laici viene ritenuta da qualche sentenza di corti europee e anche da dottrina un elemento essenziale perché il Consiglio sia una garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, quale è, a mio avviso, un principio fondamentale della Costituzione. La mia proposta innovativa, fermo appunto restando 2/3 e 1/3 questo rapporto magistrati laici, è di ridurre l'elezione dei membri magistrati ad 1/3 dei componenti, cioè alla metà dei magistrati che vengono eletti, quindi non 2/3 ma 1/3 elettivo, modificando il criterio di scelta dell'altro 1/3 dei magistrati, mutuando così il modello della composizione mista della Corte Costituzionale che ha dato risultati unanimemente riconosciuti positivi. L'esperienza dei magistrati, di chi fa parte della Corte Costituzionale è sempre che è positiva l'estrazione differente del collegio della Corte Costituzionale. Qualche cosa di analogo proporrei per quanto riguarda la componente magistratuale del Consiglio.
Dal verbale della seduta dell'Assemblea Costituente in cui fu approvato l'attuale comma quarto dell'articolo 104 si desume che i costituenti si trovavano di fronte all'alternativa tra membri eletti, come oggi l'articolo, e membri designati. Questo era il termine alternativo in una proposta, nella discussione che ci fu sul 104 quarto comma della Costituzione. La scelta del primo termine, eletti, non, che poi è rimasto nell'articolo 104 Costituzione, non fu frutto di approfondita discussione. Sono un po' sommario perché altrimenti sarebbe molto più lungo, ma se leggete i resoconti stenografici della seduta dell'Assemblea Costituente, vi rendete conto che fu una discussione molto affrettata e non ci fu un dibattito consapevole sulla scelta. Propongo oggi, come modifica del 104 quarto comma, di sommare i due tipi di nomina, eletti e designati, riservando a ciascuno delle due modalità la metà dei magistrati componenti del Consiglio. E mi spiego. Oltre quindi un'elezione di una metà dei magistrati, la designazione dei magistrati non eletti potrebbe essere affidata al Presidente della Repubblica o al Presidente della Corte Costituzionale o alla Corte intera. La loro designazione dovrebbe avvenire tra categorie individuate, tra le persone che hanno già svolto funzioni di giudiziarie, quindi di magistrati, ecco che sono magistrati anche se hanno svolto in passato e non la svolgono più, che hanno svolto queste funzioni giudiziarie nell'ambito della Corte Costituzionale stessa, delle Corti Europee, delle magistrature superiori, Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, avendo esercitato in quest'ultima categoria almeno le funzioni di Presidente di Sezione. Dovrebbe essere ovviamente previsto un limite massimo di età per la nomina, ovviamente, perché essendo persone un po' anziane è chiaro che non si può se non porre un certo limite di età. Questa soluzione introdurrebbe una componente del Consiglio estranea alle correnti, ma dotata di esperienza e capace per la propria legittimazione non elettiva di tutelare più gli interessi generali che non quelli categoriali. Le correnti resterebbero presenti attraverso i magistrati eletti per conservare al Consiglio una funzione rappresentativa dei magistrati in servizio, ma si eliminerebbe ciò che avviene oggi, qual è quello che Palamara chiama sistema. I leaders delle correnti si sentono padroni del Consiglio e capaci di determinare attraverso idonei accordi di vertice le sue decisioni. Questo è il problema oggi del Consiglio. Perché correntismo e corporativismo? Perché essendo la componente magistratura la componente di maggioranza, a questo punto basta realizzare gli accordi che arrivano al numero di 14 voti, attraverso anche i membri laici idonei, ma contano di meno, ed ecco, e quindi ecco che il leader della corrente si sente padrone dei libri del Consiglio. Invece l'estrazione diversa, non elettiva, di una metà dei magistrati, secondo me romperebbe questa situazione di sicumera di alcuni componenti del magistrato che abbiamo visto che effetti poi produce attraverso proprio qualche componente che poi diciamo è successo quello che conosciamo bene. Anche la Commissione Luciani, pur avendo il limitato incarico di prendere in esame la legislazione ordinaria, non ha potuto fare a meno di proporre due modifiche della Costituzione, sempre relativa all'articolo 104. Con la prima di queste due modifiche che leggerete, si possono leggere nella relazione scritta dalla Commissione Luciani, si è previsto che il vicepresidente del CSM sia scelto dal Presidente della Repubblica tra i componenti eletti dal Parlamento, quindi non più eletto dal Consiglio, ma scelto dal Presidente della Repubblica. La proposta merita di essere accolta perché il Presidente del CSM è sostanzialmente privo di poteri che non siano di moral suasion. Io ho lavorato per quasi 4 anni nell'ufficio della Presidenza della Repubblica dei rapporti col Consiglio Superiore e non potendo il Presidente della Repubblica presiedere effettivamente il Consiglio Superiore per i limiti di tempo e di concretezza del proprio incarico, sostanzialmente si affida alla moral suasion, ma non ha poteri giuridici di incidere sul Consiglio. Allora almeno la scelta del vicepresidente gli può dare dei poteri. Ovviamente la presidenza
così autorevole deve assumere un contenuto effettivo, dicevo, o con la scelta della persona che presiede di fatto il Consiglio, ovvero in via alternativa con la proposta che ho già formulato di designazione di alcuni componenti dell'organo, che evidentemente in questo caso, oltre che sceglie il vicepresidente, non gli si potrebbe dare anche la scelta di componenti, per cui resterebbe la scelta dell'altro organo fondamentale della Costituzione, che è la Corte Costituzionale, o oltre verso il suo Presidente o l'intera Corte, che potrebbe scegliere gli ex magistrati che sono appunto designati, verrebbero designati nel Consiglio. Anche l'altra proposta della Commissione Luciani mi pare da condividere, cioè quella di un rinnovo parziale biennale del Consiglio, che è utile per assicurare la continuità di azione dell'istituzione. Vedo che ho superato di non pochissimo il quarto d'ora, mi fermerei per non togliere spazio all'avvocato Palmieri Sandulli, e quindi quello che volevo dire sulla Corte di Cassazione non lo tocco. C'è il testo scritto che potrò poi consegnare, ma altrimenti mi dispiacerebbe togliere spazio alla persona, perché in genere gli ultimi sono quelli penalizzati dal fatto che quelli di prima prendano lo spazio. I miei, ho parlato 20 minuti, mi pare sufficiente, quindi anche perché il tema Consiglio Superiore è il tema molto più rilevante oggi della stessa Cassazione e dei rapporti poi tra Cassazione e giurisdizione amministrativa, su cui pure sarei entrato, perché le due, che ci sia la tutela ovviamente contro la fulminazione sia è fondamentale, ecco, dico soltanto questo, però forse le due giurisdizioni sono qualche cosa di che determina inconvenienti di incertezza, per cui forse converrebbe sposare una delle due linee radicali, quindi o affidare le cause contro la pubblica amministrazione come autorità al giudice amministrativo, quindi prevedere soltanto la giustizia amministrativa per tutto ciò che attiene alla pubblica amministrazione, oppure sposare la linea opposta, quella di Calamandrei, che però oggi credo che sia meno attuale rispetto a quando fu proposta da Calamandrei. Però, ripeto, non entro nella Cassazione e quindi ringrazio dell'attenzione e soprattutto mi limito, in modo da lasciare spazio poi all'avvocato dello Stato, così abbiamo una donna a posti di vertice, quindi non può che essere riservata un posto adeguato a questo raro elemento femminile nelle nostre incontri. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie Presidente Lupo, e approfitto di quanto lui ha detto del testo scritto, perché vorremmo pubblicare gli atti di questo convegno, quindi se tutti quanti provvederete a farci pervenire un testo scritto ci farete una cosa grata. Così, adesso diamo la parola, dulcis in fundo, all'avvocatessa Palmieri. Grazie. Grazie. Innanzitutto mi sentite bene? Mi confermate che sentite bene? Mi sembra di sì, ma insomma è sempre meglio fare le prove con questi meccanismi tecnologici che ormai ci hanno, abituato nel periodo della pandemia e ci hanno consentito di andare avanti comunque in tutte le attività ordinarie grazie ai collegamenti da remoto. Buongiorno a tutti, vi ringrazio moltissimo per avermi invitato a questa giornata, a questo seminario, in particolare l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avvocato Galletti e naturalmente, last but not least, l'Avvocato Civello, che è una infaticabile organizzatrice con il Presidente Mirabelli di queste giornate, di questi comitati che veramente fanno un lavoro molto interessante. Il parterre di oggi è molto qualificato, quindi spero di mantenere il livello di attenzione e di competenza che hanno sono riusciti a fare tutti quelli che mi hanno preceduto. Naturalmente io mi terrò nei limiti del quarto d'ora, anche perché lo vedo nel mio schermo e quindi vedo il tempo che passa, per cui cercherò, considerando anche che faremo un testo scritto, cercherò di non debordare ai minuti che mi sono concessi, anche perché essendo l'ultima abuserei troppo della vostra pazienza. Ci sono stati prima di me moltissimi spunti di riflessione. In realtà l'argomento che io devo trattare è molto trasversale, ma è anche molto legato proprio alle caratteristiche del mio istituto, perché l'argomento è la funzione dell'Avvocatura dello Stato nella tutela dei diritti costituzionali. Questo naturalmente tocca da vicino quello che è il ruolo dell'Avvocatura nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, sia nelle questioni di legittimità costituzionale, sia nei conflitti
Abbiamo parlato troppo presto perché è saltato l'audio. Di attribuzione tra poteri dello Stato. Mi sentite? Guarda, abbiamo perso gli ultimi 10 secondi perché è saltata un attimo la linea. Ah, ma non sono io che ho premuto un tasto sbagliato, no, vero? No, è proprio un problema di connessione che qui al palazzaccio con la pioggia internet ogni tanto salta. È Roma con la pioggia. Allora, semplicemente avevo detto che la nostra presenza nei giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, ovviamente in tutte le questioni di costituzionalità, nei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato e tutti i giudizi originati da ricorsi attivi e passivi ex articolo 127 della Costituzione. Potrei dire proprio che davanti alla Corte si esalta un po' quello che è la funzione dell'avvocatura nell'ordinamento giuridico nazionale, perché proprio questa funzione di unitarietà della difesa, di visione anche sotto il profilo sovranazionale e internazionale è sicuramente un valore aggiunto del nostro istituto che si esprime al massimo proprio nelle questioni di costituzionalità. E non a caso, secondo me, molto significativamente, la norma del nostro ordinamento che riconosce il patrocinio dell'Avvocatura Generale, io naturalmente userò sempre l'espressione Avvocatura dello Stato, perché in quanto Avvocato Generale io rappresento l'unicità di tutta l'istituzione, però la rappresentanza in giudizio davanti alla Corte Costituzionale è solo dell'Avvocatura Generale e degli avvocati che appartengono alla sede di Roma. Tant'è vero che quando qualche volta abbiamo dovuto consentire per questioni particolarmente complesse, dove era forse, se non necessario, opportuno la presenza di avvocati che avevano trattato in sede di avvocatura distrettuale qualche questione particolarmente complessa, ne ricordo una complicatissima in tema di pensioni che era veramente difficile poi attribuire a chi non aveva seguito la causa nei gradi di merito, abbiamo dovuto fare un provvedimento del nostro comitato consultivo che autorizzasse la difesa extradistretto. E quindi è l'articolo 9 della legge 103 del 79 che prevede espressamente che l'Avvocatura Generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e fa anche riferimento alle giurisdizioni appunto sovranazionali. Infatti voi ormai è noto che in base all'articolo 42 terzo comma della legge europea 234 del 2012 un avvocato dello Stato è l'agente del governo davanti alla Corte di Giustizia e successivamente al Tribunale dell'Unione Europea e successivamente l'articolo 15 del DL 113 del 2018 ha previsto espressamente che l'Avvocato Generale dello Stato, che può delegare un altro Avvocato dello Stato, svolge le funzioni di agente del governo davanti alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In questa particolare contingenza storica le due figure di agente del governo si sommano nella mia persona, ma normalmente insomma è l'avvocato generale o delegato un altro avvocato che le svolge, quindi anche sotto questo aspetto noi assicuriamo l'unitarietà della difesa e questa visione anche europea sia per il patrocinio davanti alla Corte di Giustizia, al Tribunale dell'Unione Europea, sia davanti alla CEDU è un profilo che è diventato sempre più importante anche nella giurisprudenza della Corte ed è stato esaltato proprio anche dal presidente Lattanzi, ma poi da tutti i giudici che si sono succeduti nell'esame delle questioni che hanno rilevanza, l'importanza del dialogo tra le corti, l'importanza quindi di mantenere una prospettiva europea nell'esame e nella visione delle questioni. Tant'è vero che sono aumentati anche i rinvii pregiudiziali fatti proprio dalla Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia e noi proprio
specialmente nella questione Taricco, Taricco 1 e Taricco 2, siamo riusciti proprio a rappresentare quel momento, possiamo dire, di sintesi logica e anche giuridica, ma soprattutto a rappresentare davanti alla Corte di Giustizia le particolarità del nostro ordinamento nazionale, e quindi abbiamo avuto una decisione che in qualche misura è riuscita a diciamo, tenere conto della specificità del nostro ordinamento. Mi hanno interessato alcuni spunti che ho ascoltato con molta attenzione chi mi ha così autorevolmente preceduto, e devo dire, quando il Presidente Coraggio ha parlato di quella dosimetria della sanzione penale, no? Quella dosimetria sanzionatoria, mi sono ricordata che quello è stato uno degli elementi sui quali si è soffermata la discussione in un caso molto particolare, in cui proprio io, non solo perché l'ho discusso io, ma proprio perché secondo me rappresenta efficacemente la sintesi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, il caso Cappato. Le due ordinanze, la 207 del 2018 e la sentenza 242 del 2019, proprio perché lì la funzione dell'Avvocato dello Stato, anche nella discussione orale, non è stata solo quella di fare una difesa della normativa esistente, ma è stata anche quella di suggerire, e ho visto che sono stata ovviamente onorata che questo sia accaduto, alcuni aspetti delicati che io mi ero permessa di suggerire, come la verificare la sussistenza di un consenso dato spontaneamente, e alcuni elementi anche di chiusura del sistema, che sono stati suggeriti proprio in una chiave, posso dire, di rappresentanza di tutele di interessi collettivi, ecco, che sono stati effettivamente non solo portati all'esame della Corte, ma anche considerati nella struttura della sentenza. E perché va sottolineato innanzitutto che il governo, anzi il Presidente del Consiglio, si costituisce davanti alla Corte Costituzionale per diciamo difendere, tra virgolette, la legittimità della legge. Se la Presidenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio, ritiene che invece la legge abbia dei dubbi di costituzionalità, non ci chiede di fare un intervento davanti alla Corte Costituzionale. E questo punto fu molto delicato, è stato proprio ben esaminato a proposito della questione Cappato, che insieme a quella del matrimonio fra persone dello stesso sesso, della procreazione medicalmente assistita, della individuazione di quei concetti nuovi di genitore sociale, genitore biologico, su quali la Corte è molto sensibile, va ricondotta a quella distinzione, potremmo dire, tra bioetica e biodiritto, che è proprio uno dei cardini fondamentali nell'esame di queste particolari questioni, nei quali secondo me si esalta proprio il ruolo dell'avvocatura, la determinazione di intervento. Infatti è una determinazione politica. In assenza di tale determinazione, che può essere molto sintetica e dire semplicemente che il Presidente, a firma del Sottosegretario di Stato, in alcuni casi molto delicati anche del Presidente del Consiglio dei Ministri, dice semplicemente di rappresentare la legittimità e la compatibilità con il sistema costituzionale di una determinata normativa, della cui costituzionalità invece il giudice può dubita. Quando la difesa tecnica naturalmente appartiene alla Procura dello Stato, mentre invece nel giudizio, nel ricorso ex articolo 127, abbiamo un'individuazione politica, cioè effettuata proprio dal Consiglio dei Ministri, di quelli che sono gli elementi ritenuti di illegittimità della legge regionale o delle province. Ma noi abbiamo, ce l'ha riconosciuto di recente anche con molta chiarezza, comunque un margine di valutazione tecnica, però ci muoviamo in un periodo, in un perimetro molto più ristretto nel caso dell'articolo 127, perché il perimetro riguarda i parametri costituzionali che noi non possiamo modificare. Allora, perché è importante la presenza dell'avvocatura, per esempio, su una questione di costituzionalità? Perché, e mi è successo nel caso Cappato, mi è capitato nella causa poi conclusa con la sentenza 141 del 2019 in tema di legge Merlino, non ho mai capito come si pronuncia, per cui mi scuserete se ho sbagliato l'accento. Proprio lì, per esempio, io ho fatto una difesa della normativa, ma in chiave evolutiva, cioè ragionando in tema di diritti fondamentali, quello della dignità delle donne, il rispetto della persona più debole,
con una chiave di lettura, possiamo dire, più moderna rispetto a quella che aveva invece orientato l'emanazione della legge. Quindi la funzione dell'Avvocatura dello Stato, soprattutto nei giudizi di costituzionalità, ma anche in quelli relativi alle impugnazioni proposte per esempio dalla Regione, vi ricordo che la famosa sentenza in tema di vaccini e quindi di compatibilità dell'obbligo vaccinale, che viene richiamata oggi per la sua evidentemente attuale collocazione nell'ambito della discussione su obbligatorietà, almeno visto che l'avete affrontato anche voi, sul profilo dell'obbligo indiretto attraverso il Green Pass, ricordo che la sentenza 5 del 2018 è stata pronunciata proprio su un ricorso che aveva fatto la Regione Veneto contro un provvedimento dell'allora Ministro della Salute, Lorenzini. Quindi la nostra posizione è particolarmente significativa perché è espressione di interessi e di valutazioni di carattere ordinamentale che non troverebbero spazi. Quando appunto abbiamo discusso la questione Cappato, che come per mettermi alla pari col professore Luciani, visto che anch'io sono germanofila, che si è caratterizzato per essere una derivazione dal sistema tedesco della cosiddetta Unverein-Barkeit, cioè una illegittimità con la prima ordinanza del 2018 accertata ma non dichiarata, perché sapete bene che la Corte Costituzionale tedesca spesso dosa gli effetti di una sentenza quando si rende conto che l'annullamento o la dichiarazione di legittimità di una norma produrrebbe un effetto di sistema. E quindi per esempio la Robin Tax, la cosiddetta sentenza sulla Robin Tax del 2015, ha mutuato anche questo dal sistema tedesco. Ma noi diciamo portiamo avanti proprio profili relativi alla tutela dei diritti fondamentali, pensate anche in tema di sostenibilità della spesa pubblica. Mi piace quando si è sottolineato come gli articoli da 1 a 18 sono espressamente definiti principi fondamentali, ma ve ne sono altri che sono assolutamente ricostruibili da una valutazione sistemica dei principi costituzionali, e sicuramente con l'evoluzione del nostro sistema, che tiene in molto conto quelle che sono le implicazioni di carattere economico e di sostenibilità di bilancio, proprio in chiave potrei dire quasi di articolo 10, perché il problema è della compatibilità dell'appartenenza all'Unione Europea. Ricordo che all'epoca, quando io ho trattato, e non è che vorrei citare solo me, la causa dei vaccini non l'ho fatta io, quindi non è solo autobiografico, ho difeso in giudizio i tagli stipendiali e i tagli pensionistici. Ho richiamato proprio la famosa lettera del 3 agosto 2010 a doppia firma Jean Trichet, che era l'entrante, Mario Draghi, l'uscente, Mario Draghi, che era l'entrante, presidente della BCE, che diceva espressamente all'Italia: dovete lavorare sul sistema di spesa pubblica anche per le pensioni. Quindi una visione anche più generale e più sistemica, non solo nazionale ma sovranazionale, che sicuramente ha il suo impatto. Ho sentito anche, e giustamente, un tema particolarmente moderno e attuale, quello del problema della riforma del CSM, e notizia di ieri che, come sapete, l'ANM per la prima volta nella sua storia si è costituita parte civile nel processo pendente a Perugia contro il dottor Palamara, e per tutte le questioni connesse a una ricostruzione lì effettuata proprio sulla base della sua del correntismo, quello che accennava molto efficacemente il presidente Lupo. Ecco che anche lì la presenza dell'avvocatura è molto importante, perché noi difendiamo il CSM davanti al giudice amministrativo per quanto riguarda quelle richiamate valutazioni dei magistrati, e quindi conosciamo bene, sappiamo anche molto bene dove arriva la discrezionalità anche tecnica, dove è l'ambito in cui si possono allargare e ampliare le valutazioni, sempre in chiave pubblicistica ovviamente, di assicurare il migliore servizio di giustizia, anche inteso sotto il profilo soggettivo. E notizia di oggi, di stamattina proprio, mi è arrivato il comunicato della Press che la Corte di Giustizia ha dichiarato che osta rispetto al diritto dell'Unione, era una pregiudiziale, il sistema previsto in Polonia, dove il procuratore generale e anche il ministro della giustizia può unilateralmente spostare i magistrati delle giurisdizioni superiori e assegnarli alle sezioni come lui ritenga più opportuno.
Allora, in conclusione, che cosa posso dire, così mi mantengo nei 15 minuti che avevo promesso di prendere, poi naturalmente con un testo scritto. Possiamo dire che la posizione dell'avvocatura è importante non solo per questa sua visione, direi anche sovraordinata, ma è importante perché può dare anche voce a degli aspetti della collettività che non sarebbero forse rappresentati. Penso in materia di ambiente, in tutela, ecco, noi abbiamo fatto dei ricorsi recenti sulla tutela della Posidonia Marina. Ecco, in quel momento, pur non essendo consentito, per esempio, nel giudizio ex articolo 127, l'intervento né degli amici curie né di parti che non sono che potrebbero essere intervenire in un giudizio amministrativo, in quel momento una visione generale di ordine collettivo, di interessi pubblici, ma anche di collettività, di soggetti privati, lo può rappresentare efficacemente l'avvocatura. Noi siamo consapevoli che si tratta di un impegno molto delicato, cerchiamo sempre di trovare un punto di equilibrio tra sostenere le tesi ovviamente nell'interesse del governo, ma anche con una valutazione, posso dire, di sistema e di ampie vedute che consentono di essere, per quanto riguarda l'avvocatura dello Stato nei giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, non solo un interlocutore, ma un interlocutore collaborativo e di leale collaborazione istituzionale, sia con i giudici, dei quali abbiamo il più assoluto rispetto, come per tutti, ma in particolare perché la Corte Costituzionale rappresenta il momento più significativo del nostro ordinamento, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, e nei confronti degli avvocati che, come noi, si misurano nella valutazione anche di principi fondamentali innanzi alla Corte. Grazie. Grazie, avvocatessa Palmieri, sempre precisa, sempre puntuale, sempre in tutto, sia nell'esposizione che nei tempi. Io ringrazio tutti quanti presenti che ci hanno illustrato al meglio la nostra Costituzione, anche se in modo non completo, ma parlare della Costituzione vorrebbe dire fare un convegno perlomeno di 2 o 3 giorni e forse non basterebbe neanche. Semmai faremo un'aggiunta, un prosieguo. Grazie a tutti e soprattutto al Consiglio dell'Ordine che ci ha ospitato in questa sala così piacevole. Grazie.